Buon pomeriggio. Il più cordiale benvenuto alle autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti delle istituzioni, dell'Accademia e degli intermediari presenti. Finalmente quest'anno, in aggiunta all'utilizzo dei canali di collegamento telematici, la presentazione avviene in presenza, per un numero contenuto di graditi ospiti e nel pieno rispetto di misure a tutela della salute degli intervenuti. Saluto tutte le persone collegate in streaming tramite la piattaforma Webex e le ringrazio per l'interesse che dimostrano per l'analisi e i lavori della nostra istituzione. E per me è un grande onore quello di presiedere per la prima volta questo appuntamento, dopo aver assunto lo scorso settembre la direzione della sede di Cagliari della Banca d'Italia. Approfitto di questa occasione per esprimere un ringraziamento ai componenti dei consigli di reggenza e a tutti i colleghi delle sedi di Cagliari e Sassari. In questi mesi, talvolta molto complicati, non hanno mai fatto mancare il loro impegno, la loro dedizione, il loro contributo alle attività che la banca svolge al servizio delle nostre comunità. Oggi presentiamo il rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna, curato dalla Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale della nostra sede. La banca, con i suoi rapporti regionali, mette a disposizione delle comunità locali, delle istituzioni, del mondo produttivo, accademico e finanziario, i risultati dell'attività di ricerca svolta sul territorio, con l'obiettivo di contribuire attivamente ad una migliore comprensione dei fenomeni e delle dinamiche che caratterizzano lo sviluppo economico delle diverse aree del Paese. Un doveroso ringraziamento anche a nome dei colleghi della divisione ARET va a tutti gli enti, le imprese, le banche, le associazioni di categoria e agli altri organismi che hanno fornito la loro preziosa collaborazione per la raccolta del materiale statistico e informativo. Ma, soprattutto, hanno anticipato informazioni e hanno condiviso conoscenze che hanno consentito di inquadrare meglio e più correttamente i dati a nostra disposizione. Prima di fornire una breve sintesi dei principali risultati del rapporto e di lasciare la parola ai nostri ricercatori Rosario Maria Ballatore e Giovanni Soggia, desidero rivolgere un cordiale saluto agli ospiti qui presenti al tavolo dei relatori, ringraziandoli di cuore per aver accettato l'invito a commentare l'analisi e gli spunti di questo rapporto. Iniziamo con la professoressa Silvia Balia, docente associato di Economia Politica nel Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Cagliari. Con le sue pubblicazioni scientifiche nel campo dell'economia pubblica e della sanità, ha contribuito a produrre e diffondere importanti conoscenze dei meccanismi economici che incidono sulla qualità delle istituzioni locali e sulla crescita dei territori. Temi, come è evidente, di assoluto interesse e di grande attualità. A seguire avremo l'intervento della dottoressa Claudia Virvescu Masol, della Ceramica Mediterranea S.P.A., responsabile in azienda del Business Development. Con la sua esperienza da imprenditrice, la profonda conoscenza dei mercati e delle dinamiche produttive ci aiuterà ad aggiungere nuovi spunti e riflessioni alle informazioni e all'analisi presentate nel rapporto. Chiuderà i lavori della giornata il dottor Andrea Lamorgese, dirigente del Servizio Struttura Economica del Dipartimento Economia e Statistica, responsabile del coordinamento di tutte le divisioni ARET presso le sedi della banca sul territorio italiano. Andrea ci aiuterà a collocare le dinamiche e le tendenze dell'economia sarda nel quadro nazionale e internazionale. La sua presenza a questo tavolo è la conferma dell'importanza che il nostro istituto attribuisce al ruolo che le filiali della banca svolgono sul territorio e, in particolare in questa occasione, alla ricerca economica realizzata a livello locale. I rapporti contengono una serie di riflessioni su aspetti strutturali dell'economia locale. Il focus del 2021 è sulla traiettoria di uscita progressiva dagli effetti della pandemia, cui però hanno fatto seguito importanti strozzature nell'offerta di prodotti, impennate nei prezzi dell'energia, crescenti tensioni geopolitiche innescate da eventi di guerra che cominciavano a spirare. Ma il rapporto cerca di andare oltre il bilancio dell'anno passato e prova a inquadrare in una visione prospettica anche le tendenze emerse nei primi mesi del 2022, pur nel presupposto che le conseguenze del conflitto in atto nell'Est Europa sono ancora, purtroppo, ben al di là di poter essere comprese appieno. Come ha sottolineato il governatore nelle considerazioni finali dello scorso 31 maggio,
L'invasione russa dell'Ucraina alla fine di febbraio segna un punto di svolta nella storia recente. Ha innescato una grave crisi umanitaria con costi in termini di vite umane e accresciuti flussi migratori. Addirittura mette a repentaglio il sistema della globalizzazione e riapre scenari di blocchi contrapposti che avevamo da tempo dimenticato. La guerra ha anche peggiorato repentinamente le prospettive di crescita dell'economia mondiale, in una fase in cui la ripresa economica registrata nel 2021, pur se netta, non aveva ancora consentito di colmare i danni causati dalla pandemia. Il progressivo inasprimento delle tensioni geopolitiche ha notevolmente acuito il rialzo dei costi dell'energia e delle altre materie prime, già in atto alla fine dello scorso anno e legato anche alla forte risalita dell'attività economica dopo la crisi sanitaria, in un contesto di difficoltà nelle forniture di alcuni input produttivi. Il rapido aumento dei prezzi che ne è conseguito, l'inflazione, ha effetti trasversali, comporta un'espansione dei costi di produzione delle imprese e sottrae risorse alle famiglie. La guerra in corso pone grandi interrogativi e sfide anche in termini di accelerazione dell'instabilità ecosistemica, stretta fra la necessità di rispettare almeno i limiti dell'accordo di Parigi sul clima e la ricerca in atto di alternative al gas russo, anche attraverso infrastrutture fossili a lungo termine. Nella stesura del rapporto sull'economia della Sardegna abbiamo dato conto di questo mutato contesto economico. Alle analisi sul 2021, che indicano per la regione una ripresa economica, si affiancano quelle sulle evoluzioni congiunturali più recenti, che invece tracciano uno scenario caratterizzato da un'elevata incertezza. Come sempre, i rapporti della Banca d'Italia sull'economia regionale contengono una serie di approfondimenti e riflessioni su aspetti strutturali dell'economia locale. Per delineare un primo quadro degli impatti delle tensioni in corso, si illustrano gli effetti sui costi di produzione delle imprese, del rincaro dei beni energetici e degli altri input produttivi. A tal proposito, i dati mostrano che le attività produttive della regione hanno subito una crescita dei costi superiore a quella del complesso del Paese, riflettendo un rialzo maggiore in Sardegna per le imprese del settore manifatturiero, per l'elevato peso delle attività di raffinazione dei prodotti petroliferi, particolarmente sensibili all'effetto diretto della crescita del prezzo dei beni energetici. Per quanto riguarda i cambiamenti delineati dalla pandemia, è presente un focus specifico sulla diffusione dello smart working presso le imprese regionali e sulle conseguenze in termini di gestione del personale. A oltre 2 anni dall'inizio dell'emergenza era inoltre importante valutare gli effetti sull'apprendimento degli studenti, che in questi anni hanno sperimentato forti discontinuità nella didattica. Un nostro approfondimento evidenzia una perdita di competenze degli studenti sardi rispetto alla coorte di alunni che aveva completato il ciclo scolastico superiore prima della pandemia. Questo deterioramento non è stato uguale per tutti, ma si è concentrato soprattutto tra coloro che già mostravano maggiori difficoltà di apprendimento. Per questa categoria di persone ciò potrebbe comportare nel lungo periodo non solo più limitate opportunità occupazionali e maggiori difficoltà nella ricerca di un lavoro, ma anche una minore partecipazione alle attività sociali, politiche e culturali e un incremento del rischio di povertà. Occorre intervenire con decisione per contrastare con forza il gap nell'istruzione che solo pochi giorni fa il governatore Visco ha definito come il più ingiusto fra i divari. La pandemia ha anche messo in evidenza l'importanza per le imprese di investire in tecnologie digitali. Non tutte le imprese sono propense ad effettuare questi investimenti. Secondo un nostro approfondimento, le imprese più giovani investono con maggiore intensità in immobilizzazioni immateriali. Tuttavia, il loro peso in termini di valore aggiunto in Sardegna è contenuto. Nel 2021 l'economia della Sardegna è cresciuta, beneficiando del miglioramento del quadro epidemiologico e del progressivo avanzamento della campagna vaccinale. Il recupero del prodotto è stato peraltro ancora parziale. Alla crescita dell'economia hanno contribuito la ripresa dei consumi e della domanda estera e la risalita, seppur debole, degli investimenti. L'attività nei servizi privati è tornata a crescere, beneficiando dall'estate della nuova espansione del turismo. Anche nell'industria si è osservato un aumento del volume di affari.
Nelle costruzioni la ripresa è stata maggiore, pure per effetto delle misure fiscali di incentivo al comparto. Il miglioramento congiunturale si è tradotto in una ripresa del mercato del lavoro dopo il sensibile deterioramento dell'anno precedente. La crescita della domanda di lavoro si è concentrata soprattutto nella componente a termine, sospinta dal buon andamento del turismo e dei servizi per il tempo libero, settori nei quali è elevato il ricorso a questa tipologia di contratto. Il credito all'economia è cresciuto anche nel 2021, seppure in rallentamento nella seconda parte dell'anno. All'accelerazione dei finanziamenti alle famiglie, sostenuti dalla vivacità del mercato immobiliare e dalla ripresa dei consumi, si è associato un indebolimento della domanda del settore produttivo, anche per via delle ampie disponibilità liquide, e la progressiva riduzione del ricorso ad alcune delle misure pubbliche di sostegno. Come ricordavo all'inizio di questa mia introduzione, dall'autunno scorso il quadro economico internazionale ha iniziato a indebolirsi, riflettendo le difficoltà nel reperimento di alcuni input produttivi e l'acuirsi di tensioni geopolitiche, culminate a fine febbraio con l'invasione russa dell'Ucraina. Le ricadute della crescita delle quotazioni dei beni energetici potrebbero essere più onerose per i settori le cui produzioni richiedono un utilizzo intensivo di energia. Inoltre, l'aumento del costo della vita potrebbe tradursi in un rallentamento dei consumi delle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, per le quali è maggiore la quota di spesa assorbita da beni particolarmente interessati dagli aumenti dei prezzi, elettricità, gas, prodotti alimentari. Questi nuclei familiari sono più diffusi in Sardegna rispetto al resto del paese. Nel medio periodo la transizione energetica verso un assetto più sostenibile, ma insieme rispondente a elevati standard di sicurezza nelle forniture, richiede per l'Italia un processo di decarbonizzazione e un'accelerazione nell'adozione di tecnologie a ridotto impatto ambientale. In Sardegna questo percorso coinvolge soprattutto il comparto elettrico, che in misura più intensa fa ricorso all'utilizzo del carbone. Sui tempi di questa transizione incidono attualmente le tensioni sui mercati degli approvvigionamenti energetici causate dal conflitto, che richiedono di poter contare nel breve periodo sulla maggiore diversificazione possibile delle fonti in relazione all'embargo su alcune forniture dalla Russia. La Sardegna è coinvolta in questo quadro per l'elevata quota di importazioni di carbone da questo paese. Tra i fattori che potrebbero influire positivamente sulla crescita nei prossimi anni vi è invece l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede investimenti su infrastrutture e servizi pubblici che si sommeranno a quelli che saranno realizzati con altre risorse nazionali ed europee. Come ha ricordato il Governatore, le riforme che il Piano delinea potranno apportare alle regioni meridionali benefici maggiori, in quanto sono in esse più ampi i ritardi da colmare. Gli impatti di tali misure dipenderanno però anche dalla effettiva capacità di progettazione e dalla velocità di realizzazione degli interventi da parte degli enti territoriali. È giunto ora il momento di dare la parola ai miei colleghi per la trattazione degli argomenti in programma. Grazie dell'attenzione. Buonasera, grazie mille, insomma, mi associo ai ringraziamenti del direttore, insomma, per la vostra gradita presenza qui in sala. È un piacere vedere questa sala di nuovo piena di persone e poter raccontare, insomma, gli andamenti congiunturali della nostra regione qui in presenza. Io prego la regia di mandarmi un slide, grazie. Allora, come diceva il direttore, la presentazione sarà divisa in due parti. È chiaro che c'è la necessità di raccontare come è andato il 2021, è l'anno che ha visto un po' la ripresa dopo la crisi, la brutta crisi pandemica del 2020, ma ovviamente le nuove tensioni sul mercato dei beni, sugli approvvigionamenti di input produttivi e delle materie prime energetiche ci costringe, diciamo così, a analizzare anche quelle che sono le tendenze più recenti, quindi quelle del 2022, e a dire come è esposta la nostra regione alla nuova crisi in atto. Questa prima parte della presentazione vedremo l'economia della Sardegna nel 2021.
Partiamo dall'indicatore che racchiude, riassume l'andamento dell'attività economica e complesso. E questo è un indicatore che produciamo noi qui in Banca d'Italia, che si chiama appunto ITER, indicatore territoriale dell'economia regionale. Questo indicatore ha un vantaggio, è trimestrale, e quindi ci consente di dire in che periodo dell'anno abbiamo verificato, abbiamo sperimentato certi andamenti economici. Nel 2021, sono le ultime quattro barre in celeste qui sulla destra, vediamo che la crescita dell'economia è iniziata a partire dal secondo semestre del 2021 in maniera molto forte. Ovviamente molto forte, perché questo dato si confronta col secondo trimestre del 2020, che era il periodo in cui erano in vigore le maggiori restrizioni a causa della pandemia. La crescita poi è proseguita a un ritmo netto nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno. Nella media del 2021 il prodotto interno lordo della Sardegna è aumentato del 5,8% in termini nominali. Possiamo fare il solito esercizio di scomporre questa variazione in termini di domanda aggregata, e quindi possiamo dire che da una parte sono cresciuti in maniera molto forte i consumi delle famiglie, è aumentata la domanda estera del settore produttivo, soprattutto con riferimento ad alcune produzioni, ma lo vedremo dopo, e sono aumentati anche gli investimenti, anche se in misura un po' più debole. Dicevo prima che l'economia è cresciuta del 5,8%. Questo tuttavia non è stato sufficiente a far recuperare i livelli di attività persi con la crisi del 2020, perché il calo era stato molto molto forte. Questa seconda slide vi mostro proprio il prodotto interno lordo della Sardegna, la barretta rossa. Nel 2021 siamo cresciuti rispetto al 2020, ma siamo ancora sotto del 4,5% rispetto al 2019, che è l'anno prima dell'emergenza sanitaria. Questo grafico dice un'altra cosa. C'è un grande spazio bianco tra queste barre rosse e la linea nera. La linea nera ci dice il valore del prodotto interno lordo della Sardegna nel 2007, quindi prima della crisi economica e finanziaria e della crisi dei debiti sovrani. Questo per dire che il calo pandemico, successivo recupero, questi due cali avvengono, questo calo avviene in un contesto in cui non avevamo recuperato ancora la perdita di attività dalla crisi economica e finanziaria. Iniziamo a vedere nel dettaglio quali sono stati gli andamenti settoriali. Iniziamo dal settore dei servizi, il settore dei servizi che era stato quello più duramente colpito dalle misure messe in atto per contrastare la pandemia. Ovviamente il settore dei servizi è un settore ad alta intensità di contatti sociali, quindi è il settore che ha sofferto di più dalla crisi pandemica. Il valore aggiunto nei servizi è aumentato nel 2021, sono aumentati il fatturato e gli investimenti, tuttavia rimangono ancora grossi margini di recupero del settore. Tra i diversi settori, quello del turismo, ovviamente, nel settore del turismo vediamo una crescita molto netta, molto forte, delle presenze turistiche in regione nel 2021 rispetto al 2020. 2020 dove avevamo sperimentato un grosso calo, chiaramente. La crescita è dovuta principalmente al recupero quasi completo delle presenze di turisti italiani. Vedete la linea, la barretta rossa, che è quasi in linea con quella del 2019. La crescita per la componente straniera c'è stata, è stata netta, ma non abbiamo ancora recuperato appieno i livelli del 2019. Il turismo internazionale era arrivato negli ultimi anni a rappresentare circa la metà delle presenze in regione. Con la crisi pandemica, ma anche nel 2021, questa quota è nettamente diminuita. Ovviamente questo andamento si è associato a quello dei trasporti, sono aumentati i passeggeri presso i porti e gli aeroporti della regione, è aumentato il traffico dei merci negli scali portuali regionali, è aumentata anche l'attività delle imprese del commercio, grazie all'aumento dei consumi delle famiglie. Nel settore delle costruzioni, che era stato un altro settore penalizzato dalla crisi pandemica, soprattutto nella sua prima parte, quando erano in vigore le restrizioni, il blocco dell'attività produttiva, abbiamo osservato, grazie ai dati della CNA, Costruzione Sardegna, una crescita del valore aggiunto delle costruzioni, una forte crescita del valore aggiunto delle costruzioni, una crescita degli investimenti in costruzioni, che è quello che vi fa vedere questo grafico. La crescita degli investimenti è dovuta soprattutto alla componente del rinnovo.
componente del rinnovo che è cresciuta molto per la parte residenziale. Rinnovo di abitazioni, ovviamente questa crescita è dovuta in larga parte a tutti gli incentivi fiscali messi in atto, insomma, per favorire l'efficientamento energetico delle abitazioni. Anche le opere pubbliche, anche gli investimenti in opere pubbliche sono aumentati, come vediamo da questa parte del grafico. Nel settore, no, prima del settore industriale vi faccio vedere l'andamento del mercato immobiliare, che si lega molto con quello delle costruzioni. Vedete che le compravendite sono tornate a aumentare nel 2021, la barra grigia, e sono tornate a aumentare anche i prezzi. Allora, nel nostro rapporto trovate un approfondimento su la domanda, le tendenze più recenti della domanda delle abitazioni delle famiglie. Abbiamo cercato di capire se le famiglie, come si è orientata la domanda di abitazioni di famiglie nel 2020 e nel 2021, guardando a diverse tipologie di alloggi, quindi senza spazi all'aperto, col terrazzo o col giardino, oppure distinguendo tra capoluogo e non capoluogo di provincia. Quello che vediamo, questi sono i dati, i click, diciamo, sugli annunci nei siti, dei siti annunci immobiliari, quello che vediamo è che vi è una maggiore frequenza dell'interesse delle famiglie, quindi che dà il senso di un maggiore orientamento della domanda immobiliare delle famiglie verso alloggi con giardino. La barra blu è cresciuta molto rispetto al 2019 e al 2021, e di appartamenti con terrazzo. Allo stesso modo abbiamo una crescita più forte delle abitazioni presso i centri non urbani. Nel settore industriale, un altro settore penalizzato dalla crisi pandemica, la nostra indagine sulle imprese industriali, indagine che svolgiamo qui in Banca d'Italia, insomma, presso un campione di imprese industriali, ci dice che le imprese hanno aumentato la produzione e gli ordini rispetto al 2020. Questo dato, questo grafico vi fa vedere il saldo tra la quota di imprese che segnala un aumento della produzione degli ordini al netto della frazione di imprese che invece segnala un calo della produzione degli ordini. Il dato è positivo, questo significa che la maggior parte delle imprese ha registrato una crescita della produzione e degli ordini dei propri prodotti. È aumentato anche il fatturato, sia in termini nominali sia in termini reali, e gli investimenti sono invece rimasti stazionari nel settore industriale, a differenza del settore dei servizi, dove abbiamo visto una crescita degli investimenti. Settore industriale, la crescita, la ripresa del settore industriale beneficia sia della domanda interna, e noi abbiamo osservato che nel settore alimentare, no? Nel comparto alimentare dell'industria, il comparto alimentare ha beneficiato di una ripresa della domanda interna proveniente dalla ristorazione, che era stata fortemente penalizzata dalle misure di contrasto alla pandemia. La domanda estera ha contribuito alla crescita del settore industriale, lo vediamo da questo grafico. Le esportazioni dei prodotti regionali sono nettamente aumentate, ed è la barretta rossa, il primo e secondo semestre del 2021 rispetto al primo e secondo semestre del 2020, ed è aumentata soprattutto perché sono aumentate le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati, ovviamente che erano fortemente diminuite durante la pandemia per la ridotta domanda di carburanti, per ovvie ragioni. Abbiamo provato a vedere invece le esportazioni non a valori correnti, ma secondo le quantità. Le esportazioni in quantità sono aumentate nettamente, chiaramente a un tasso più basso rispetto ai valori correnti. Questo riflette chiaramente il forte aumento delle quotazioni, soprattutto nella seconda parte dell'anno, dei prodotti petroliferi raffinati. Nel complesso dei settori produttivi, l'aumento dei fatturati, quindi la ripresa dell'attività economica, ha comportato un aumento della redditività delle imprese. Il grafico di sinistra vi mostra l'andamento della quota di imprese inutile o in pareggio di bilancio, e la linea nera invece fa vedere il saldo tra le imprese che hanno un utile o un pareggio al netto di quelle che registrano invece una perdita nel bilancio. Il saldo è tornato ad aumentare, quindi la maggior parte delle imprese ha registrato un utile o un pareggio di bilancio rispetto al 2020, quando invece avevamo sperimentato un calo. L'aumento dei fatturati si è trasferito ancora in un aumento della liquidità delle imprese. Il grafico di destra vi fa vedere la liquidità finanziaria delle imprese, che è cresciuta e si posiziona su livelli storicamente molto elevati, soprattutto per la crescita dei depositi delle imprese. Collegato a questo argomento vi è quello dei credito
bancario concesso al settore produttivo in regione. Questi due grafici mostrano, secondo la dimensione aziendale, il grafico di sinistra, e secondo i settori produttivi, il grafico di destra, l'andamento del credito concesso alle imprese della regione. Il credito alla fine dell'anno è cresciuto del 2,8%, quindi è cresciuto del 2,8% il credito alle imprese. Quello che accomuna tutti questi grafici e tutte queste linee è questo andamento fortemente crescente dalla seconda metà del 2020, per poi arrivare a un rallentamento dall'inizio del 2021. Questo andamento è dovuto fondamentalmente a una minore domanda da parte delle imprese per investimenti. Imprese che avevano beneficiato del credito concesso appunto dal 2020 per gli strumenti messi in atto dal governo, come le moratorie o le garanzie, le imprese che avevano fatto scorta di liquidità adesso riducono la domanda di prestiti rivolti a investimenti. L'offerta alle imprese, le condizioni di offerta alle imprese sono rimaste distese. Abbiamo notato nell'ultimo semestre dell'anno un aumento del costo per il credito concesso per periodi superiori all'anno, e questo un po' segnala non dico un irrigidimento, ma comunque una maggiore cautela degli intermediari finanziari per investimenti di più lunga, per prestiti di più lunga durata. Il credito è aumentato soprattutto per il settore dei servizi, che è il settore che più di tutti ha sperimentato una crescita economica nel 2021, è rimasto stazionario per le imprese della manifattura. La ripresa dell'attività economica si associa a una ripresa del mercato del lavoro. Il numero degli occupati è cresciuto del 2,1%, e del grafico di sinistra, ed è cresciuto più che nella media nazionale. Ovviamente il calo nel 2020 era stato più forte in Sardegna rispetto all'Italia. Nel grafico di destra mostriamo l'andamento delle attivazioni contrattuali nette, cioè le assunzioni meno le cessazioni. Cosa vediamo? Che abbiamo un saldo di circa 14.000 e oltre posizioni di lavoro alle dipendenze attivate in più nel 2021 rispetto al 2020, e il saldo è superiore non solo al 2020, ovviamente, ma anche al 2019. La differenza, quindi il maggiore saldo nel 2021 rispetto al 2019, è dovuta soprattutto alle minori cessazioni che ancora si registrano nel 2021 per l'utilizzo degli strumenti emergenziali come la cassa integrazione guadagni e per le misure governative come il blocco dei licenziamenti, quest'ultimo che è stato superato nel corso dell'anno. Le attivazioni invece, che è la barretta blu, che un po' rappresentano la domanda di lavoro delle imprese, sono ancora sotto i livelli precedenti la crisi sanitaria. Questo nel complesso dei contratti. Per i contratti a tempo determinato invece la domanda di lavoro, cioè le attivazioni, sono aumentate fortemente fino a superare i livelli del 2019. Per i contratti a tempo indeterminato invece giocano un ruolo fondamentale ancora le minori cessazioni. Il maggiore saldo dei contratti a tempo indeterminato rispetto al 2019 è dovuto proprio alle minori cessazioni per i motivi che dicevamo prima. Allora, abbiamo provato a vedere cosa è successo in prossimità dello sblocco ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, 1 luglio e 31 ottobre del 2021. Su questo troverete nel rapporto un approfondimento per vedere come è andato, come si è comportato il tasso di licenziamento in prossimità di queste date. Quello che vediamo è che la linea rossa, che rappresenta il tasso di licenziamento, cioè le cessazioni effettuate dal datore di lavoro sul totale dei dipendenti, questo tasso è aumentato in prossimità delle date, ma non ha mai superato i livelli più alti precedenti la pandemia. Al contrario, le dimissioni, cioè le dimissioni del lavoratore, sono cresciute fortemente nel corso del 2021 fino a superare alla fine dell'anno i dati del 2019. Questo è un tema molto importante. Ripresa economica significa maggiori redditi. Il reddito delle famiglie, il reddito disponibile è cresciuto, lo vediamo in questa barretta blu alla fine del grafico. Sono cresciuti molto di più i consumi, che erano calati in maniera molto forte nel corso del 2020. L'aumento maggiore dei consumi rispetto a quello del reddito disponibile significa che si è ridotta la propensione al risparmio. Nonostante la crescita dei redditi e dei consumi delle famiglie, una quota ancora elevata di nuclei familiari residenti in regione che beneficiano del reddito della pensione di cittadinanza ci fa dire che
c'è ancora una frazione importante di persone che vivono in stato di disagio economico, lo vedete da questa barra celeste a dicembre del 2021. La pandemia ha avuto effetti molto forti, soprattutto sulle classi di età più giovani. Nel rapporto trovate un approfondimento che fa vedere come è aumentata la probabilità di essere insufficienti in italiano e matematica per gli studenti di quinta superiore che fanno il test Invalsi nell'anno accademico 2020-2021, quindi sono studenti che hanno sperimentato un anno e mezzo di didattica nel corso della pandemia, quindi con tutte le discontinuità alla didattica che conosciamo, che sappiamo, confrontare questi studenti con gli studenti che hanno invece concluso il ciclo di istruzione superiore nell'anno precedente la pandemia, quindi nel 2018-19, studenti che non sono stati toccati da una discontinuità nella didattica. Questi sono studenti che formalmente hanno concluso il ciclo scolastico, che formalmente hanno acquisito le competenze. Informalmente, la dispersione implicita, come si chiama, ci dice invece che la quota di studenti che ha insufficiente nel test Invalsi di italiano e matematica è molto aumentata in Sardegna, di oltre 12 punti percentuali, un aumento più forte rispetto al Mezzogiorno e al complesso del Paese. Questo è il grafico di sinistra. Quello che abbiamo provato a fare, che è molto interessante, è dire, questo è il dato medio, in quale segmento della popolazione degli studenti si manifesta di più questo effetto. Abbiamo replicato queste stime per quarti della distribuzione degli apprendimenti precedenti, quindi in seconda superiore, e abbiamo visto che l'effetto è molto più forte per gli studenti ai livelli più bassi di apprendimento, quindi studenti che già andavano peggio. Questo significa maggiore disuguaglianza negli apprendimenti e una probabile maggiore disuguaglianza nei redditi e nel mercato del lavoro. Per concludere, il credito alle imprese è accelerato, è cresciuto nel 2021, soprattutto per la componente legata ai mutui per le abitazioni, componente che è cresciuta molto nei vari trimestri del 2021. Anche il credito al consumo è tornato a aumentare dopo invece che si era azzerato nel corso del 2020. Io concludo riassumendo brevemente i punti principali di questa presentazione, che sono che l'economia è cresciuta, non abbiamo recuperato i margini, i livelli persi prima della pandemia, è aumentata la domanda estera, è cresciuto il reddito, i consumi delle famiglie e il mercato del lavoro, nel mercato del lavoro si è osservata una sostanziale ripresa. Tuttavia, appunto, come diceva il direttore, dalla seconda parte del 2021 la forte crescita economica che abbiamo registrato nel 2021 in un contesto in cui le catene delle forniture non erano ancora pronte, insomma, a garantire gli approvvigionamenti, questo ha creato delle strozzature nella fornitura degli input produttivi, soprattutto quelli energetici, comportando un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e non solo. Le tensioni geopolitiche, sfociate, insomma, conclusesi a febbraio, a fine febbraio, con lo scoppio del conflitto, con l'invasione russa dell'Ucraina a fine febbraio, ha aumentato queste tensioni, sospingendo verso l'alto ulteriormente i costi energetici e degli altri input produttivi. Di questo, e non solo, ci parlerà, insomma, il mio collega. Grazie. Grazie mille, buonasera anche da parte mia. Come diceva il collega, io vi parlerò appunto di quelli che sono i rischi dati dall'evoluzione recente del quadro congiunturale, ma vorrei anche poi spendere un po' di tempo a parlare delle opportunità, quindi delle prospettive che poi ha l'economia regionale in questa fase. Partiamo quindi da quello che è l'argomento più caldo nel dibattito pubblico odierno, cioè l'inflazione. Come sappiamo tutti, insomma, i prezzi al consumo stanno aumentando, a maggio sono aumentati in Italia quasi all'8%, ma variazioni simili si osservano, insomma, nella media dell'area dell'euro e in paesi come la Germania e la Spagna, mentre invece la Francia ha una variazione un po' più contenuta. Quello che si vede da questo grafico è che prima della pandemia il tasso di inflazione era abbondantemente sotto quello che è l'obiettivo di medio e lungo termine della Banca Centrale Europea, che è il 2%. Col 2020, quindi con la contrazione della domanda globale, i prezzi erano rimasti più o meno stazionari e addirittura c'era stato un periodo anche di deflazione. Poi con la ripresa della domanda globale, come ha diciamo anticipato il direttore e il collega Ballatore,
l'offerta globale non era pronta, diciamo, a reagire all'aumento della domanda globale, si sono create una serie di strozzature sia a livello di produzione ma anche a livello di trasporto. Soprattutto i trasporti marittimi diciamo hanno creato un po' di problemi e questo ha spinto i prezzi verso l'alto già dall'inizio del 2021. Nella seconda parte poi dell'anno a queste strozzature dal lato dell'offerta si è aggiunta, diciamo, una serie di tensioni politiche che hanno riguardato soprattutto le forniture di gas naturale. Tensioni politiche che poi sono culminate con l'invasione dell'Ucraina a febbraio 2022. Diciamo, la gran parte di questa inflazione che vediamo oggi, appunto, la componente principale è data appunto dai beni energetici. Vediamo come è esposta l'economia della Sardegna e dell'Italia nei confronti di questo tipo di beni. Abbiamo messo in ordine i primi 10 settori più energivori, quindi quelli che consumano più energia in termini sia di energia elettrica che di gas, e vediamo hanno un peso simile sia in Sardegna che in Italia in termini di valore aggiunto, siamo all'incirca intorno all'8,5%, la Sardegna è leggermente più esposta dell'Italia perché è più esposta verso alcuni settori ben precisi, tipo la fabbricazione, più che altro la raffinazione del petrolio, la fornitura di energia elettrica e la fornitura di acqua e altre reti, insomma. Quindi, diciamo, però Sardegna e Italia hanno un'esposizione tutto sommato simile e nell'ordine dell'8,5% a questo tipo di beni energetici. Però ovviamente dalle aree del conflitto non importiamo soltanto beni energetici, dalle aree coinvolte dal conflitto, quindi Ucraina, Bielorussia e Russia. Se poniamo pari accento la quota di valore della produzione relativa a input non energetici provenienti da queste aree, vediamo che la Sardegna è leggermente, non tanto leggermente, ma è meno esposta rispetto alle altre regioni rispetto alla media italiana. Quello che però bisogna sottolineare è che c'è una forte eterogeneità settoriale, per cui determinati settori, come ad esempio l'agroalimentare, è ben più esposto rispetto alla media delle altre regioni. Quindi diciamo, input importati, beni energetici, entrambe queste categorie di beni causano delle difficoltà e hanno visto un aumento delle proprie quotazioni. Qual è l'effetto sui costi delle aziende? Lo vediamo nel grafico di sinistra, l'effetto ovviamente è crescente col passare del tempo. L'impatto diretto sui costi di produzione delle aziende a marzo del 2022 è quantificabile nell'ordine del 5% circa. Se poi agli impatti diretti, quindi nei bilanci delle aziende, aggiungiamo gli effetti di filiera, l'effetto complessivo, quindi gli effetti indiretti, l'effetto complessivo sui costi si avvicina all'8%. Un dato superiore alla media italiana. Perché superiore alla media italiana? Lo vediamo nel grafico di destra. In termini di servizi, diciamo, l'impatto è simile sia per l'Italia e per la Sardegna. Quello che differenzia la Sardegna è la manifattura. Come diceva Ballatore prima, la Sardegna è lievemente più esposta rispetto all'Italia alla raffinazione del petrolio. Se escludiamo dal comparto manifatturiero questo settore, diciamo, l'effetto sui costi delle imprese manifatturiere è più o meno simile, è nell'ordine del 10% circa. Come reagiscono le imprese a questo aumento dei costi? Oltre i 2/3 delle imprese nelle nostre indagini ci dicono che aumentano i prezzi di vendita, hanno intenzione di aumentare da qua alla fine del 2022, quindi questa è un'indicazione prospettica da parte delle imprese. Le altre strategie a cui ricorrono più frequentemente, circa il 45% delle aziende, sono una riduzione dei margini di profitto e una rimodulazione dei fornitori. Vedete che poi la quota di aziende che ricorre invece a un aumento dei prezzi di vendita è ben più alta in Italia che in Sardegna. Quindi abbiamo visto difficoltà di approvvigionamento di beni energetici e di altri input produttivi, aumento di costi di produzione che in gran parte si traduce in un aumento dei prezzi di vendita. Questo ricade ovviamente sulle famiglie e questa ricaduta sulle famiglie potrebbe ridurre in futuro i consumi anche delle famiglie. Vediamo come sono esposte le famiglie sarde andando a distinguere le singole voci di spesa. Quello che notiamo è che le voci di spesa che compongono
che assorbono, diciamo, la maggior parte della spesa delle famiglie, sono proprio quelle voci di spesa a cui si è associato una variazione dei prezzi maggiore. Quindi tipicamente gli alimentari, l'abitazione e le utenze legate all'aumento di elettricità e gas, e i trasporti legati all'aumento dei carburanti. Un'altra cosa che è importante notare è che questo effetto non è simmetrico sulla distribuzione dei redditi e della spesa, diciamo, delle famiglie. Se prendiamo la distribuzione nazionale della spesa e la dividiamo in quinti uguali, vediamo che il quinto più basso, quindi diciamo le famiglie più povere, sono quelle che dedicano una quota maggiore di spesa a questo tipo di consumi, quindi i consumi che stanno subendo in questo momento un aumento più marcato dei prezzi. Un'altra cosa che vale la pena sottolineare è che vale per la Sardegna è che questo tipo di famiglie sono più diffuse in Sardegna, quindi la quota di queste famiglie in Sardegna è superiore al 20%, che invece è il dato nazionale. Al di là degli effetti inflazionistici, potrebbero esserci altri impatti dati dalla crisi politica e economica attuale che stiamo vivendo. Ad esempio, degli impatti notevoli potrebbero esserci sul turismo. Nella media Sardegna e Italia hanno un'incidenza delle presenze di turisti russi tutto sommato contenuta, intorno all'1,3-1,4%, però se prendiamo le prime 10 città per presenza di turisti russi, vediamo che tra queste città c'è Cagliari, ad esempio. Quindi bisogna fare attenzione a dei mercati locali che potrebbero essere maggiormente coinvolti da questi impatti. Inoltre sappiamo che la spesa dei turisti russi è mediamente più elevata rispetto alla media alla spesa media dei turisti stranieri. Infine, un ulteriore impatto che vi invito a considerare è quello che potrebbe avere l'impatto che potrebbe avere questa crisi sul mercato del credito. Questo perché il credito in Sardegna è piuttosto concentrato presso imprese della manifattura energivore, quindi appunto più esposte all'aumento dei corsi dei beni energetici. Diciamo, nei 2 anni di pandemia le misure di sostegno pubbliche che appunto hanno incentivato, diciamo, il credito alle imprese, moratorie e garanzie, hanno permesso di mantenere la qualità del credito tutto sommato elevata. Non ci sono state grosse anomalie nel flusso di nuovi crediti deteriorati, anzi gli intermediari, grazie anche a nuovi interventi normativi, gli intermediari sono riusciti ad alleggerire il peso dei crediti deteriorati nel proprio bilancio. Inoltre poi a livello aggregato vediamo che da un lato appunto queste misure hanno consentito di ridurre il peso dei crediti alle imprese più rischiose, dove il rischio lo misuriamo tramite la probabilità di default. La probabilità di default è data dai modelli interni delle banche, che misurano appunto la probabilità che il singolo credito smetta di essere rimborsato. La probabilità, appunto, il credito alle imprese più rischiose in termini di quota si è ridotto, e in più le misure governative hanno incentivato, diciamo, un riequilibrio dell'indebitamento verso forme di indebitamento più a medio e lungo termine, riducendo quindi quella che è l'esposizione delle imprese a un rischio di liquidità. Tuttavia, quello che abbiamo osservato però nei 2 anni di pandemia e soprattutto nel 2021 è un aumento dell'incidenza di prestiti in stadio 2. Cioè, cosa significa? I crediti alla loro erogazione vengono assegnati a uno stadio 1. Se poi per i singoli crediti viene osservato un aumento del rischio di credito, questi crediti vengono passati a stadio 2 senza che ci siano anomalie, quindi senza che si siano presentate le difficoltà di rimborso. I crediti rimangono in bonis, ma appunto viene messo un flag di attenzione su questi crediti. La quota di questi crediti è aumentata, ed è aumentata soprattutto per i crediti che erano assistiti da moratorie. Quindi per i crediti che avevano moratorie in essere, soprattutto a giugno e a dicembre del 2021, questa quota è aumentata molto. E l'altra anomalia è che questi crediti in Sardegna pesavano molto sul totale dei prestiti in bonus. Diciamo, la media nazionale era intorno al 5% del peso di crediti con moratorie ancora in essere a dicembre 2021, in Sardegna siamo intorno al 20%. Quindi, diciamo, la qualità del credito si è mantenuta buona, le misure governative hanno aiutato a ridurre nel complesso il rischio di credito, però ci sono alcune sacche su cui bisognerà prestare attenzione in futuro.
Chiudendo con i rischi, passiamo appunto alle opportunità e alle prospettive. Un altro argomento molto dibattuto ultimamente è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Questo è un quadro sintetico su come sono divisi i fondi che finora sono stati assegnati alla Regione Sardegna. Diciamo che la gran parte dei fondi finora sono stati destinati alla missione 3 che riguarda le infrastrutture e il rinnovo della rete ferroviaria sarda. La missione 2 con la transizione ecologica ha avuto un bel po' di risorse destinate alla tutela dal rischio idrogeologico soprattutto. Al PNRR poi si è affiancato un fondo complementare, questi sono fondi statali che affiancano appunto il PNRR, e poi le altre missioni che sono salute, istruzione e ricerca, qua dentro ci sono soprattutto fondi per asili nido e scuole dell'infanzia, poi inclusione e coesione e digitalizzazione, innovazione e competitività. Questa missione, che è la missione 1, al momento raccoglie una quota minoritaria di fondi, ma è molto importante. Una componente di questa missione sarà in particolare dedicata a digitalizzazione e innovazione per il settore produttivo, che è quello che secondo la letteratura economica garantisce una crescita endogena e sostenuta nel lungo periodo. E quindi siamo andati a chiederci, grazie al lavoro di Angela Idile, la nostra tirocinante, come erano messe le imprese sarde nel confronto con quelle della macroarea e del resto d'Italia per quanto riguarda appunto l'investimento in questo tipo di immobilizzazioni, le immobilizzazioni materiali, quindi tecnologia e ricerca e sviluppo. L'abbiamo fatto prendendo due basi di dati, quindi CERVED, bilancio delle imprese, e INVIND, che invece è una nostra indagine presso le imprese, e vediamo che al di là del fatto che la dinamica delle due basi di dati non coincida, però diciamo i divari che mette in luce questo studio sono abbastanza stabili. Se prendiamo il 2019, ad esempio, più o meno l'investimento in immobilizzazioni immateriali in media all'anno per le imprese sarde era intorno ai 40.000 euro, meno di 60.000 per quanto riguarda le imprese del mezzogiorno ed era intorno ai 130.000 per le imprese italiane. Uno potrebbe dire, ma l'investimento è diverso come scala perché le imprese delle altre regioni sono mediamente più grandi. Quindi abbiamo provato a scalare gli investimenti in materiali sull'attivo, quindi la dimensione del bilancio delle imprese. Quello che viene fuori è che mediamente il divario rimane tra imprese sarde e imprese delle altre aree. Una cosa però interessante che abbiamo notato è che questo divario non c'è per le imprese più giovani, quindi queste sono imprese che hanno meno di 5 anni. Vedete, il divario con le imprese italiane più o meno si è annullato nel corso del tempo e le imprese giovani investono molto di più in termini relativi rispetto alle imprese più mature. Qual è il problema? È che queste imprese pesano poco in termini di valore aggiunto e il loro peso nel tempo è andato a ridursi. Quindi benvenga il PNRR per aiutare le imprese in questi investimenti, però diciamo c'è un divario notevole da colmare. Inoltre anche a livello di demografia in Sardegna nascono poche start-up innovative rispetto alle altre regioni, quindi è bene sostenere diciamo gli investimenti in ricerca e sviluppo, in tecnologia delle imprese. Bisognerebbe anche lavorare sul miglioramento dell'ecosistema in cui operano queste imprese. Un altro aspetto diciamo che a cui la pandemia ha dato un'accelerazione, se vogliamo, è l'idea che bisogna conciliare meglio la vita professionale con la vita personale, quindi conciliazione vita-lavoro. Siamo andati a chiederci quanto era pronta la Sardegna diciamo, a raccogliere questa sfida. E secondo un'indagine dell'Istat presso le imprese, la quota di lavoratori che poteva lavorare in smart working in Sardegna era molto inferiore rispetto sia al mezzogiorno che in Italia. Quindi l'esposizione alla possibilità di smart working era più ridotta in Sardegna. Non solo, l'effetto sulla produttività del lavoro sembra essere stato molto più limitato in Sardegna. Il saldo tra la quota di imprese che hanno indicato un aumento della produttività nel 2021 e quelle che invece hanno indicato una diminuzione, il saldo era positivo sia nel mezzogiorno che in Italia, e invece per la Sardegna questo saldo era sostanzialmente nullo. Quindi lo smart working in Sardegna ha coinvolto meno persone e ha avuto un effetto sulla produttività tendenzialmente nullo.
Un'altra cosa da considerare quando parliamo di conciliazione vita-lavoro è la questione di genere. I carichi familiari sappiamo che non ricadono allo stesso modo tra uomini e donne. Nel rapporto ho trovato un riquadro, un approfondimento proprio su questo tema, sul tasso di il divario nel tasso di attività e quindi nel tasso di nella partecipazione al mercato del lavoro. Quello che troviamo è che il divario si è ridotto nel corso del tempo, però rimane positivo e rimane ancora più forte per le donne che hanno figli piccoli, quindi in età prescolare. Quindi diciamo un altro aspetto da tenere conto appunto nella conciliazione vita-lavoro è appunto il divario di genere. Di nuovo il PNRR potrebbe aiutare in questo senso con il finanziamento appunto di asili nido e scuole per l'infanzia, senza dimenticare che comunque le scuole non sono la panacea di tutti i mali e appunto l'indicazione di policy va verso un riequilibrio dei carichi di lavoro. Chiudo poi con quella che è un'altra sfida, un tema che, di cui si discuteva ancora prima della crisi energetica che stiamo vivendo oggi, perché la Sardegna dovrebbe affrontare appunto una transizione energetica molto importante. È previsto che entro il 2025 abbandoni il carbone come fonte per la produzione di energia elettrica. Il 40% circa della produzione, vedete nel grafico di sinistra, è dato dalla combustione di carbone. Carbone che importiamo per il 100% è carbone importato e sappiamo che il 90% delle importazioni di carbone nella media degli ultimi 2 anni proviene dalla Russia. Quindi diciamo, alla sfida della transizione energetica, che già era una sfida di per sé, si aggiungono 2 ulteriori difficoltà. La prima appunto è trovare dei fornitori alternativi per il carbone quando ad agosto partirà l'embargo nei confronti del carbone russo. La seconda appunto è data dal fatto che il carbone dovrebbe essere sostituito dal gas liquefatto. La domanda però di gas liquefatto è aumentata un po' ovunque perché anche gli altri paesi stanno cercando di staccarsi dal gas naturale russo e quindi da un lato dovremmo trovare in attesa di fare questa transizione un'alternativa nelle forniture di carbone e dall'altro dovremo competere anche con altri paesi per la fornitura di gas liquefatto che andrà poi a sostituire il carbone per la produzione di energia elettrica. Io ho concluso, potrete trovare il rapporto a questo indirizzo internet, poi per qualunque dubbio o curiosità noi siamo disponibili a questo indirizzo email. Grazie mille. Grazie ai nostri 2 colleghi. Darei la parola alla professoressa Silvia Ballia. Il floor è suo. Io sono bassina, quindi questo lo devo modificare. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Intanto ringrazio il direttore e anche Rosario Ballatore per questo invito. Fa molto piacere essere qui e sentire dal vivo la presentazione dei risultati del vostro lavoro sull'economia della Sardegna. Dunque, oggi provo a ricollegarmi ai temi che avete trattato ampiamente nel rapporto sulle trasformazioni che ha subito in questo periodo il mercato del lavoro, affrontando un tema che ho approfondito e sto approfondendo con alcuni colleghi del CRENOS, Giovanni Suris e Daniela Soredda, e con Enrico Urru, che lavora presso l'Agenzia Sarda per le politiche attive sul lavoro, con la quale il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ha recentemente iniziato una collaborazione che speriamo insomma si riveli proficua nel tempo. Quindi parliamo di pandemia, non è solo una crisi sanitaria, ma la pandemia di Covid-19 ha rappresentato uno shock esogeno su tutti i sistemi economici con conseguenze importanti sulle condizioni socio-economiche, è stato anche detto, ma anche sulla salute mentale, il benessere psicologico delle persone, in particolar modo anche dei lavoratori e delle lavoratrici. E su questo esiste già un'ampia letteratura che insomma si è sviluppata anche abbastanza velocemente, che è riuscita già a dimostrare in maniera peraltro robusta come la pandemia abbia in effetti
ampliato le disuguaglianze, abbia generato anche nuove disuguaglianze socio-economiche, nuovi divari nella salute mentale delle persone. Quindi da una parte possiamo dire che la pandemia ha di fatto in qualche maniera alimentato dei trend esistenti, allo stesso tempo ha anche generato cambiamenti nei comportamenti, e se osserviamo con uno sguardo attento il mercato del lavoro siamo in grado di vedere alcuni di questi cambiamenti. Di per sé già le dinamiche del mercato del lavoro ci dicono qualche cosa di importante sulla crisi pandemica, perché non è una recessione come quelle che abbiamo conosciuto in passato. Il mercato del lavoro, sia a livello mondiale, quindi se guardiamo le principali economie nazionali, che nel caso dell'Italia, che appunto probabilmente nel caso della Sardegna lo vedremo, ma più o meno è già descritto abbastanza bene anche nel vostro rapporto, manda segnali divergenti. Da una parte vediamo che osserviamo un aumento delle posizioni vacanti, ma allo stesso tempo vediamo che il tasso di disoccupazione, che sta lievemente crescendo, comunque è più basso rispetto ai livelli pre-pandemici. E in effetti questi due fenomeni si accompagnano ancora da un altro fenomeno, scusate, ho sbagliato il tasto, proprio quello che Rosario mi aveva chiesto di non fare, che è quello dell'aumento delle dimissioni. In effetti il rapporto ci fa vedere benissimo questo fenomeno guardando al tasso delle dimissioni, che viene calcolato sul numero degli occupati in età adulta. Le dimissioni sono in qualche maniera esplose, sono un fenomeno senza precedenti in molte economie, in particolar modo negli Stati Uniti. Quindi qui magari ci vogliamo chiedere se si tratti di un fenomeno temporaneo o persistente anche in Italia, se lo sia anche in Sardegna, e quali fattori in effetti intervengano per determinarlo. Quello che è certo è che questo fenomeno di grandi dimissioni si inserisce in un contesto in cui il mercato del lavoro già si sta trasformando a causa della pandemia. In particolar modo abbiamo visto un utilizzo massiccio e emergenziale alle forme di lavoro a distanza, remote working, non sempre smart working, chiamiamolo remote working. Questo ha comportato, diciamo, una rivoluzione nei tempi e negli spazi del lavoro, quindi una maggiore flessibilità che richiede quindi cambiamenti nelle organizzazioni lavorative, ma che ha comportato, e che non sempre ci sono stati, soprattutto quando l'emergenza è finita, e che ha comportato cambiamenti nelle scelte dei lavorative, quindi proprio dei lavoratori. Se vogliamo parlare di mobilità nel mercato del lavoro, certamente andremo a parlare di fattori che la determinano, più tradizionali, no? Come i salari o le condizioni lavorative. In effetti quello che osserviamo oggi è che, in presenza di maggiori opportunità di lavoro e anche di certi incentivi economici, perché è chiaro che queste trasformazioni poi si accompagnano anche con una certa dinamicità nelle distribuzioni dei salari, molte più persone in questo contesto si trovano spinte ad abbandonare il proprio lavoro, soprattutto quando è molto pesante, l'abbiamo visto, è vero soprattutto per certe occupazioni, e vanno verso altri lavori. Quindi si potrebbe dire che quelle che osserviamo non sono vere e proprie uscite senza ritorno dal mercato del lavoro, ma spesso è semplicemente un processo di riallocazione, che è stato peraltro già ampiamente documentato in letteratura. Salari e condizioni lavorative però non sono gli unici fattori che sono importanti nel determinare questi cambiamenti, ne dobbiamo cercare degli altri. Tra questi, le preferenze dei lavoratori e delle lavoratrici, il loro benessere, proprio in termini di salute e di benessere psicologico, ma anche il senso che questi attribuiscono al loro lavoro.
E su questi temi la letteratura è già molto, molto ricca. Un filone di letteratura studia la relazione tra salute mentale e condizioni lavorative e produttività dei lavoratori, un altro invece più nello specifico si concentra proprio sulle caratteristiche dei lavori che li rendono ricchi di senso ed è per questo che verrebbero maggiormente scelti da lavoratori e lavoratrici. Quello che vediamo è che sempre più persone cercano lavori che siano più flessibili, preferiscono lavori che possono essere svolti a distanza e non nei luoghi tradizionali del lavoro o comunque modalità organizzative che permettano, è stato detto anche poco fa, di conciliare meglio i tempi vita-lavoro. Fuggono da quei lavori che generano più burnout e cercano lavori che sono più soddisfacenti, più dignitosi, più gratificanti. Cercano anche maggiori opportunità di crescita professionale, maggiori opportunità di carriera. Quindi, come dire, le scelte lavorative oggi non sono solamente limitate al portare a casa un salario più alto, ma a portare a casa una persona altamente funzionante perché soddisfatta del proprio lavoro è in grado di fare anche altro, di dedicarsi ad altro, di dedicarsi ad altri. E in effetti su questo tema già diversi economisti e analisti stanno riflettendo e arrivano a concludere che in qualche maniera questo fenomeno delle dimissioni e delle transizioni da un lavoro all'altro possa essere spiegato da un aumento del potere contrattuale dei lavoratori che non viene seguito alla stessa velocità dall'adattamento della domanda e quindi delle imprese. Ora, passando ai dati e quindi a cercare di capire che cos'è effettivamente questo fenomeno in Italia e in Sardegna, qui vi propongo un grafico che è uscito nel 2021 su lavoce.info, un sito in cui compaiono diversi contributi di economisti e ricercatori. Questo è un contributo di Anastasia Ecoautori e qui vediamo la variazione percentuale tra il primo semestre del 2019 e il primo semestre del 2021 per quanto riguarda le dimissioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni italiane. E qui chiaramente la prima cosa che notiamo è che la Sardegna si comporta diversamente rispetto al resto del Mezzogiorno e vede una crescita delle dimissioni che è più allineata con le regioni del centro-nord. In questo grafico invece vi faccio vedere una scomposizione delle cessazioni nella nostra regione utilizzando i dati delle comunicazioni obbligatorie dell'ASPAL. Si tratta sempre di lavori a tempo indeterminato, quindi tutto ciò che è stagionale, che è tempo determinato è escluso. E qui vediamo appunto per gli anni che vanno dal 18 al 2021 come si comportano sia i licenziamenti che le dimissioni. È abbastanza evidente come i licenziamenti appunto diminuiscano nettamente negli anni della pandemia, blocco dei licenziamenti, invece le dimissioni aumentano. Forse c'è qualche cosa di nascosto, sempre forse il blocco dei licenziamenti può influire su questo eccesso di dimissioni, ma in realtà se guardiamo alla dinamica delle assunzioni, quella linea blu in alto, questa invece sembra supportare una certa dinamicità del mercato del lavoro regionale e probabilmente confermare anche l'ipotesi di transizioni da un lavoro all'altro. Abbiamo poi ulteriormente studiato le dimissioni volontarie, sempre da rapporti di lavoro a tempo indeterminato, andando a guardare la dinamica mensile. In realtà qui non lo faccio vedere, però fidatevi, questa dinamica è abbastanza simile a quella che osserviamo per il Veneto o per altre regioni del nord d'Italia. Quindi forse, tranne che per gennaio e febbraio, le dimissioni nel 2021 sono sempre più alte rispetto agli altri anni, con dei picchi, come avviene nel resto d'Italia, nei mesi di giugno, settembre e dicembre. Siamo interessati a cercare di capire quali siano le caratteristiche di queste dimissioni, cioè da quali lavori ci si dimette, perché. E in prima battuta andiamo a guardare le differenze di genere.
In questo grafico analizziamo separatamente per uomini e donne la quota di dimissioni sul totale delle cessazioni. E quello che si vede è che sino al primo trimestre del 2020 le dimissioni rappresentano la causa principale delle cessazioni dei rapporti di lavoro per le donne e rappresentano una quota ben più alta che per gli uomini. Con la pandemia le cose cambiano, questa quota cresce sia per gli uomini che per le donne, ma per gli uomini spesso è più alta rispetto alle donne. Addirittura, secondo trimestre del 2021, l'82% delle cessazioni dei lavoratori è dovuto a dimissioni volontarie contro il 72% per le donne. In quest'altro grafico invece guardiamo al totale delle cessazioni, tutti i rapporti di lavoro di uomini e donne e qua scomponiamo guardando la quota di dimissioni di donne e uomini sul totale. E quello che emerge è un persistente differenziale di genere, per cui per gli uomini la quota di dimissioni è sempre più alta rispetto alle donne, ma con la pandemia questo differenziale si allarga, si amplifica, tant'è che nell'ultimo trimestre, quindi l'ultima osservazione del 2021, circa il 41% delle cessazioni sono dimissioni volontarie di uomini contro il 25% delle donne. Chiaro che con questi dati che studiano i flussi dei rapporti di lavoro non è facilissimo fare un identikit dei lavoratori e delle lavoratrici che si dimettono, perché sarebbe probabilmente più comodo lavorare sulle teste e quindi andare a analizzare le carriere lavorative. Ci stiamo lavorando, ma è una cosa un po' lunga. Quindi per adesso quello che possiamo dire è quantomeno quali sono i settori più interessati. Di sicuro i servizi e le costruzioni, addirittura il 23% del complessivo delle dimissioni è dovuto ai rapporti di lavoro che riguardano alloggio, ristorazione e agenzie e viaggio, quindi siamo un po' sul lato turismo. E la maggiore crescita misurata nel 2021 rispetto all'anno pre-pandemia 2019 si ha nei settori delle costruzioni, del commercio e dell'industria, nel settore pubblico, mettendo insieme pubblica amministrazione, istruzione e sanità. Ancora sembra che la variazione, quindi la crescita in questo caso maggiore delle dimissioni riguardi soprattutto le persone nella fascia di età tra 35 e 54 anni, i contratti a tempo pieno, mentre se guardiamo all'istruzione nella tavola sembra un po' che questa crescita invece sia trasversale rispetto alle qualificazioni, per cui non interessa solamente i lavoratori e le lavoratrici più qualificate, ma anche coloro che invece si trovano nella parte medio-bassa della distribuzione dei salari. Ora, per provare a dire qualche cosa in più, abbiamo provato a identificare in qualche maniera le condizioni lavorative associate ai rapporti di lavoro che compaiono nel database delle comunicazioni obbligatorie. Quello che abbiamo fatto è stato di sostanzialmente associare degli indici, sono gli indici di Kroll, che ci dicono qualcosa sull'impegno fisico e l'impegno psicosociale del lavoro ad ogni appunto rapporto di lavoro sulla base della classificazione internazionale delle occupazioni, anche con un certo livello di dettaglio perché riusciamo ad arrivare ai 4 digit. E questi indici sostanzialmente ci dicono qualcosa sul livello di stress ergonomico e di inquinamento ambientale dell'occupazione per il primo indice e sul carico, quindi sulla richiesta, diciamo, di impegno, di stress mentale, sociale e temporale di ogni occupazione. Questi indici prendono dei valori su una scala da 1 a 10, più alto è il valore, più alto è il carico richiesto alla persona, quindi al lavoratore o alla lavoratrice. Per semplificare l'analisi abbiamo dicotomizzato questi indici utilizzando un valore soglia di 5. L'importante è ricordare che appunto per ogni rapporto di lavoro possiamo conoscere appunto il livello di richiesta fisica o psicosociale. Quindi una prima analisi semplice
ci permette di vedere come variano le dimissioni annualmente a seconda appunto del livello di carico fisico-psicosociale che sia alto o basso. E qui è importante confrontare quello che succede nel 2021 rispetto all'anno precedente, quindi gli anni della pandemia, con quello che succede prima, il 2019 rispetto al 2018. E quello che notiamo è che appunto questo confronto fa emergere come con la pandemia le dimissioni vadano ad aumentare, le dimissioni volontarie vadano ad aumentare particolarmente per quei lavori che sono ad alto carico fisico e ad alto carico psicosociale. E quindi si rovescia la fotografia del 2019 che invece rispetto al 2018 vedeva aumentare le dimissioni per i lavori a basso carico fisico e a basso carico psicosociale. Quindi evidentemente la pandemia ha proprio cambiato le cose. Per poter dire qualche cosa in più, abbiamo combinato questi indicatori per creare quattro tipologie di occupazioni che abbiano o un alto contenuto sia di richieste fisiche che psicosociali o un basso contenuto in entrambe le dimensioni oppure un mix delle due. Di nuovo possiamo confrontare quello che succede negli anni della pandemia con quello che succedeva precedentemente. E qui il confronto ci dice che rispetto alla crescita che osserviamo nel 2019, sempre rispetto all'anno precedente, nel 2021 rispetto al 2020 aumentano soprattutto le dimissioni nelle occupazioni che hanno alte richieste di impegno fisico e psicosociale, e tra queste, quando le andiamo a cercare nella classificazione, troviamo in particolare cuochi, camerieri, manovali, venditori, ma anche occupazioni ad alto contenuto fisico e basso contenuto psicosociale. E qui abbiamo gli operai specializzati nel settore edile e le professioni sanitarie. Ciò non di meno, nel 2021 rispetto all'anno precedente a crescere maggiormente sono le dimissioni di coloro che invece svolgono un lavoro che impegna poco dal punto di vista fisico ma molto dal punto di vista psicosociale. E qui abbiamo i manager, i docenti scolastici. È stata abbastanza una sorpresa, no, vedere queste cose, però in effetti se guardate quello che succede nel 2020 rispetto al 2019, lì c'è una riduzione fortissima delle dimissioni, probabilmente perché questi sono quei lavoratori che proprio nel 2020 hanno potuto sfruttare maggiormente la possibilità di lavorare a distanza, e poi quando l'obbligo emergenziale è terminato, hanno deciso: che faccio? Cambio, non cambio, forse cambio. Quindi di sicuro la fotografia che emerge ci dice che questi sono appunto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che forse è il caso di mettere in discussione la sacralità del posto fisso. Però probabilmente a questo punto diventa urgente iniziare a capire un po' di cose in più su come funzionano queste dinamiche, queste trasformazioni nel mercato del lavoro. Quindi qui alcune riflessioni conclusive che è sempre difficile fare. Probabilmente appunto qui possiamo mettere in evidenza l'urgenza, la necessità di individuare fattori, tutti i fattori che spiegano le dimissioni, e in particolare riuscire a intercettare quelle che sono le peculiarità non tanto dei settori ma anche delle occupazioni dentro i settori, perché possiamo non spostarci di settore ma semplicemente cambiare occupazione oppure tenere la stessa mansione ma in un settore diverso. E le condizioni lavorative cambiano. Si pone nuovamente, perché questo appunto non è una novità, quindi stiamo ripetendo cose già dette, la necessità di analizzare le competenze presenti dal lato dell'offerta, ma anche quelle necessarie dal lato della domanda. Probabilmente ci sono tante competenze che restano nascoste, che è difficile che vengano intercettate dal mercato locale. Forse queste nuove opportunità portate alla luce dalla pandemia rendono il mercato globale più in grado di intercettare le competenze locali presenti nella regione.
E quindi ancora una volta le opportunità del lavoro a distanza, che insomma nel mercato privato, nei settori privati, viene sfruttato abbastanza bene. Basta pensare ai settori che impiegano altamente la tecnologia, e forse viene utilizzato un po' meno nel settore pubblico o non con la giusta consapevolezza. E infine la necessità di ampliare la base dati che utilizziamo per soddisfare i bisogni conoscitivi, soprattutto per i decisori delle politiche di intervento, che insomma sembra che non possano più limitarsi ad analizzare i flussi dei rapporti di lavoro. Probabilmente hanno bisogno di associare ad ogni rapporto di lavoro o ad ogni lavoratore informazioni importanti che riguardano le sue preferenze, la sua situazione di benessere, la capacità di sfruttare, di organizzare meglio i tempi, e anche il desiderio di crescere professionalmente. Per questo probabilmente appunto i dati amministrativi dovrebbero essere affiancati da dati di indagine. Grazie. Grazie alla professoressa Valia per questa interessantissima analisi di quello che è sicuramente, in particolare oltreoceano, un fenomeno che ha colto sicuramente di sorpresa, no? Quello delle great resignations. E mi sembra di cogliere, diciamo, dalla sua analisi il fatto anche che, tutto considerato, diciamo, nella scala dei bisogni di Maslow, insomma, quelle che sono le aspettative dei lavoratori si vanno a posizionare su elementi di scala più alta, insomma, rispetto a quelli che tradizionalmente venivano visti come driver per l'occupazione. Grazie davvero. Adesso io darei la parola alla dottoressa Claudia Masol, che ci porterà un punto di vista di una importante esperienza imprenditoriale qui in Sardegna. Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito e per l'opportunità di essere qua oggi con voi, grazie. Io vi introdurrò nel nostro mondo, nel mondo della ceramica e del mondo dell'industria, quella poca industria che c'è in Sardegna, e partirei da un piccolo video di un minuto per illustrare un video animato che illustrerà un pochino il nostro mondo, dopodiché vi racconterò tutto. Sardegna, antica isola del Mediterraneo. Qui argilla, sabbia, pietra, minerali, terra si fondono impastati da sapienti mani. Ci bastano poche gocce d'acqua, quell'acqua preziosa che non sprechiamo, ed ecco formarsi il concentrato di terra, il granulato. La pressatura, l'essiccazione, la finitura e il design. Dal classico al contemporaneo. I nostri forni, durante la cottura, convertono l'aria calda in energia termica. Il controllo qualità. Personale competente, attento e legato alla propria terra. Non sprechiamo, recuperiamo e diamo nuova forma grazie ai principi dell'economia circolare. Un viaggio che tocca tutto il mondo, ma che comincia e finisce con la nostra terra. Ecco, diciamo, questo è un riassunto di quello che è oggi Ceramica Mediterranea, un video proprio fatto apposta per illustrare in poche immagini la nostra realtà. Ceramica Mediterranea è un'azienda che si contraddistingue per il fatto di essere l'unico produttore italiano di gres porcellanato a chilometro zero, con una filiera produttiva interamente sviluppata sul territorio sardo. Noi, probabilmente si capisce anche dall'accento, dai cognomi, insomma, siamo imprenditori dell'Alto Adige che operiamo in Sardegna dal 2001. E proprio per la nostra localizzazione, per la localizzazione geografica e per il processo produttivo unico nel settore ceramico italiano, abbiamo implementato il payoff di ceramica chilometro zero.
in quanto tutte le materie prime sono locali, tutte le argille, sabbie, caolini, feldspati, eccetera, sono tutte provenienti dalle cave dell'isola, vengono lavorate in loco a Guspini, che è una cittadina a pochi chilometri, 60 chilometri da Cagliari, da manodopera totalmente sarda. Siamo nel Medio Campidano, un territorio abbastanza provato dal punto di vista della povertà, con un altissimo tasso di disoccupazione soprattutto tra i giovani, e quindi diciamo ancora di più forse un'azienda impegnata in questo tipo di attività è importante, ecco, averla sul territorio in questo periodo. Se mi aiuti allora grazie. In questo periodo storico dove i concetti di sostenibilità ambientale rappresentano temi veramente importanti e attuali, il fatto di produrre 100% in loco, diciamo, ci consente enormi vantaggi sia logistici ma anche vantaggi qualitativi, in quanto le materie prime sarde sono note per la loro qualità e per la loro varietà. Vorrei menzionare un fatto importante, forse pochi di voi sanno che nel settore ceramico italiano, del Gres porcellanato, la maggior parte delle aziende importano la materia prima da territori lontanissimi quali Ucraina, Turchia e ultimamente anche Egitto. Quindi il nostro processo, il nostro prodotto è un made in Italy assoluto, e direi anche di più, un made in Sardegna al 100%. La Sardegna per tanti nostri clienti, prima di conoscerci, rappresentava soprattutto mare, sole, Costa Smeralda, barche, eccetera, tutto bellissimo, ma poi hanno scoperto piano piano, attraverso anche il nostro prodotto, ma non solo, che la Sardegna è anche molto, molto di più, no? Noi in azienda abbiamo sempre puntato sull'innovazione dal punto di vista energetico, e siamo un'azienda energivora, quello ovviamente. Noi abbiamo un consumo di 2 milioni di kilowatt al mese, quindi sono valori importanti. Per questo abbiamo anche puntato sull'innovazione in ambito di consumo energetico. Abbiamo sempre seguito, almeno cercato di seguire, i principi di economia circolare, e per questo abbiamo anche implementato, installato importanti impianti. Uno tra questi è l'impianto di recupero calore che vedete sopra i forni. I forni sono lunghissimi, circa 100 metri. Sono impianti importanti che praticamente catturano, raccolgono e riconducono l'energia termica, l'aria calda, verso altre utenze meno energivore, come per esempio il reparto presse o il reparto macinazione, che hanno bisogno di meno energia termica. Quindi questo è un fattore importante, e così per esempio con questo impianto riusciamo a risparmiare all'anno una quantità di circa 3.500 tonnellate di CO2 che altrimenti sarebbero disperse nell'atmosfera. Quindi è una cifra enorme, pari a quasi una foresta di 25 o 28 mila alberi, hanno fatto i calcoli i nostri ingegneri. Quindi abbiamo un impianto fotovoltaico che ci consente un autoconsumo, che stiamo proprio in questo periodo, in questi mesi, entro fine anno speriamo di risolvere tutto. Attualmente è posizionato sul tetto dello stabilimento, ma poi verrà implementato anche un impianto a terra, e arriveremo a circa 6 megawatt di produzione, che questo ci consentirà un risparmio di circa 35% di autonomia energetica, diciamo. Un altro fatto molto importante che vorrei sottolineare, collegandomi al discorso che prima faceva il direttore e anche gli altri colleghi, non miei, da poco abbiamo iniziato un progetto molto ambizioso con partner importanti come Enel X, Enel Green Power e SACMI Imola, che è il leader mondiale nella produzione di macchinari per il settore del Gres porcellanato.
con l'obiettivo proprio della decarbonizzazione, che anche per noi la completa indipendenza da energetica da fonti fossili sarebbe un obiettivo veramente importante da raggiungere, e spero che sarà così, perché il progetto è importante, complesso, ma si dovrà concludere appunto entro 2025. Quindi nel frattempo comunque stiamo proseguendo la nostra strada con tanti investimenti. Probabilmente stiamo già sondando anche il terreno dell'eolico, che probabilmente si concluderà anche quello in giro di 2 anni, speriamo. E quindi vorrei completare solo la tipologia della nostra produzione, perché è un po' atipica, se vogliamo, perché ci siamo concentrati tantissimo su una produzione sostenibile, no? Sul recupero. Quindi anche le acque industriali vengono raccolte e nuovamente inserite nel processo industriale, nel ciclo produttivo. Poi un importantissimo processo totale degli scarti di produzione. Noi il nostro tipo di processo produttivo produce principalmente 2 tipologie di scarti: scarto crudo, ovviamente prima della cottura, e lo scarto cotto, che avviene a cottura compiuta. Quindi può essere già un prodotto finito, però per ragioni di qualità viene classificato come scarto cotto. Quindi questi 2 tipi di scarti, che a me piace chiamare più eccedenze lavorative, perché nel nostro caso non è più uno scarto di cui ci sbarazziamo, ma diventa nuovamente materia prima, e questo tipo di riutilizzo, il loro riutilizzo, praticamente riesce anche a ottimizzare la formula dell'impasto. Quindi lo scarto crudo o l'eccedenza cruda riduce le temperature della cottura e i costi energetici, e gli scarti cotti migliorano le prestazioni qualitative del prodotto, quale resistenza e durezza. E qui abbiamo visto in poche immagini un po' il processo produttivo, ovviamente non tutte le fasi, perché praticamente è abbastanza complesso. Noi lavoriamo 7 giorni su 7, 24 ore, ciclo continuo con 3 turni, abbiamo 2 fermate di manutenzione all'anno, sostanzialmente è questo. Però volevo solo evidenziare che si può fare industria, cioè si possa fare industria anche qui in Sardegna a impatto zero. Si può fare industria a impatto zero soprattutto nel nostro settore, ovviamente parlo del nostro settore perché questo lo conosco, impatto zero sulla circolarità, sul consumo del suolo e dell'energia e sul consumo della materia prima. Sono pochi, diciamo, poche persone in Sardegna riescono a immaginare un'azienda di queste dimensioni, una fabbrica di questo tipo a Guspini. Dici, dove siete? A Guspini. Ma dove a Guspini? Nella zona industriale, che tra l'altro ha anche tanti primati, grazie a Daniela Ducato, che sono, diciamo, la nostra vicina di casa. E per questo siamo fortunati da questo punto di vista, con adesso ultimamente, da quando ha avuto anche questa nomina importante. Quindi, per farvi un'idea dell'azienda che rappresentiamo, nel 2001, quando siamo venuti in Sardegna, al momento del rilievo dell'azienda, erano 40 dipendenti in un stabilimento piccolissimo, con una capacità produttiva di 4.000 metri quadri al giorno. Oggi, dopo 21 anni, siamo 120 dipendenti e una capacità produttiva di 20.000 metri quadri al giorno. E sono cifre importanti, ovviamente. E diciamo che la nostra esperienza è quella di aver raccolto in questi quasi 22 anni una sfida molto importante su un territorio veramente disagiato, con tanti pregiudizi. Immaginate imprenditori da fuori, poi di madrelingua non sarda, le difficoltà. Sì. Però qualcuno ci ha dato mezz'anno, un altro 2 anni, altro 5 anni, ecco, sono passati nel frattempo 21 e ne siamo felici di stare qui oggi. Quindi tante difficoltà, ma anche la miopia, tante volte dei riferimenti finanziari, amministrativi, ovviamente. Ma comunque, nonostante tutto, siamo comunque riusciti a costruire e andare avanti con la nostra visione. Una visione coraggiosa in un settore comunque
dove essere dislocati dal polo produttivo ceramico che in Italia si trova a Sassuolo, Fiorano, nell'Emilia Romagna, quindi capite che le difficoltà non sono state poche. Comunque, abbiamo anche grandi soddisfazioni, posso dire, perché una ceramica oggi, la nostra visione era quella che oggi si dimostra più attuale che 21 anni fa, nel senso una ceramica che possa essere leggera sul territorio in cui nasce e dove opera, sia dal punto di vista energetico, dal punto di vista dei rifiuti rilasciati, delle materie prime che noi fortunatamente possiamo cogliere nel giardino di casa, diciamo così, e senza implementare sui trasporti in entrata, e che utilizzi comunque le risorse locali e le competenze locali, perché la Sardegna ha anche una laurea in scienze minerarie che non è poco. Su a Modena, diciamo, fa più fatica a trovare una figura di questo tipo. E tutto questo per creare comunque un prodotto dalle eccellenti prestazioni tecniche, perché il gres porcellanato è un prodotto veramente con tantissime qualità, è apprezzato e richiesto dal mercato italiano e da quello internazionale. E questo, quello che ho illustrato adesso in poche parole, è per noi un processo sostenibile e un prodotto sostenibile. Perché lo so che il termine sostenibile è veramente abusato, quindi non se ne può quasi più sentire, ma ci sono tanti altri sinonimi, quindi un prodotto sostenibile deve essere logico, avere una logica, essere praticabile o pratico, ragionevole e soprattutto duraturo. E quindi il nostro processo e il nostro prodotto rientra pienamente in tutti questi termini. Il gres porcellanato e il suo processo produttivo, sì, è, come l'ho illustrato adesso, è veramente sostenibile. Ha una durata di vita di minimo 50 anni il gres porcellanato, con una corretta posa, una corretta manutenzione praticamente indistruttibile. Anzi, ti a noi ce l'hai sempre lì, è ignifugo, igienico, antibatterico, resistente alle macchie, agli agenti chimici. Comunque ha una serie di caratteristiche. E diventa ultimamente, con l'avvento del design, diventa anche complemento d'arredo, perché tanti architetti lo utilizzano proprio per le sue caratteristiche nei loro progetti, e anche nell'ottica della sostenibilità, per non ricorrere sempre a materiali naturali quali pietra, marmo, eccetera, quindi prediligono questo tipo di materiale. Quindi un materiale versatile che si fa e si realizza, diciamo, con pochi ingredienti, terra e pochissima acqua, poi viene cotto in forno. A me piace fare sempre, cioè ho trovato tante similitudini tra la ceramica, perché in fondo è una ceramica, e il pane, no? Entrambi materiali primordiali hanno sempre accompagnato l'umanità nella sua evoluzione, entrambi creati con pochissimi ingredienti, semplici. Farina, il pane, terra macinata e impastata con poche gocce d'acqua, come abbiamo visto nel video, non è un altro segreto, si tratta solo di questo, e poi viene cotto in forno. Il forno, la cottura è, a me piace dire, la prova del fuoco, che poi dona durezza e compattezza, e quindi la materia arde, si plasma nella forma finale, nel, diciamo, optimum. E questo è praticamente il processo. Ovviamente, vedendo macchinari complicati, sembra tutto, però il processo è semplice in fondo. Il gres porcellanato diventa così un materiale che noi in ceramica mediterranea interpretiamo dando voce attraverso la sua superficie a degli elementi e simboli chiave della cultura sarda e della tradizione sarda. Cerchiamo comunque di rimanere sempre fedeli, di non allontanarci troppo da questa identità, partendo e tornando sempre a questa terra e alle radici dell'azienda, no? Direi, io non volevo farvi vedere grafici, numeri, perché diciamo sono stati altre persone molto più esperte di me. Volevo semplicemente invitarvi a entrare, avevo a disposizione questi mezzi, però siete invitati ovviamente tutti a venire a fare visita fisica in fabbrica, nello stabilimento, dove troverete un mondo
affascinante, almeno così dicono tutti quelli che vengono in visita. E, diciamo, io direi di aver detto tutto. Ringrazio nuovamente il direttore Banca d'Italia per questo invito molto gradito. E niente, vi lascio con un altro breve video che vi introdurrà in un minuto nel mondo delle piastrelle che raccontano questa meravigliosa terra sarda. Grazie. Masol per questa importante testimonianza, direi soprattutto molto molto gradevole, con cui Presidente lei ha declinato, insomma, secondo me molto bene elementi che riguardano la compatibilità, la sostenibilità, l'innovazione, non disgiunta però da due concetti secondo me molto importanti che sono l'orgoglio e la bellezza. Grazie davvero. Andrea, a te tocca l'ingrato compito al dottor Lamorgese di concludere i lavori di questa giornata, credo connettendo un pochino quelli che sono gli spunti che possiamo cogliere sull'economia sarda e sulle traiettorie di questa regione rispetto alle dimensioni nazionali e internazionali dei fenomeni. Grazie direttore per l'invito, grazie ai colleghi degli ARET, grazie a tutti voi di essere qui ad ascoltare questa presentazione. E ho un compito arduo, quello a questo punto di tenervi svegli dopo la presentazione della dottoressa Mazzolla. Diciamo, ho poche chance di avere del materiale altrettanto, diciamo, entusiasmante, però lasciatemi provare. La freccia, no? Ok, eccoci qua. Allora, torno indietro per un'unica volta, presenterò la mia presentazione, verterà sull'economia italiana, quindi cercherò di darvi il punto di vista della, diciamo, nazionale sull'evoluzione della congiuntura in Italia in questo periodo e soprattutto sulle sfide future per il Paese. Ora, il mio compito è difficile perché vengo dopo presentazioni molto buone, però è anche facile perché una serie di cose le sapete già. Una delle cose che sapete sicuramente già è il grande shock che abbiamo subito, la guerra in Ucraina si è sommata a delle tensioni che già preesistevano, in parte dovute al fatto che c'era una ripresa economica molto forte, in parte dovuto al fatto che c'erano delle strozzature, dei bottlenecks, come si chiamano in inglese, che avevano provocato rincari nei prezzi dell'energia e delle materie prime. Tutte queste cose si sono sommate in quella che è probabilmente una tempesta perfetta. Ora, questi rincari e queste difficoltà colpiscono in particolare, ve l'hanno detto i colleghi in varie circostanze, gli strati più vulnerabili della popolazione che sono più dipendenti da certi consumi, per cui questa è una cosa, diciamo, che ovviamente ci preoccupa, un fattore critico per la Sardegna. Io cercherò sempre di fare questo balzo fra l'economia nazionale e la Sardegna, vediamo se riesco in questo modo a calare quello che voglio dire nel contesto
anche locale. Un fattore critico per la Sardegna è che la Sardegna è dipendente in particolare per la produzione di energia elettrica dal carbone russo. Il carbone russo andrà sotto embargo tra poco. Già Giovanni vi ha mostrato qual è la sfida in questo senso. Per darvi una dimensione di quanto importanti siano i rincari, lì nel grafico vedete i rincari dei prezzi energetici in Europa rispetto agli Stati Uniti. Chiaramente gli Stati Uniti sono un paese produttore, per cui sono molto meno dipendenti dell'Europa dalle fonti energetiche provenienti dall'area del conflitto e quindi hanno avuto una dinamica diversa. Ora, questi sono shock, questo è lo shock connesso con la guerra, seguito allo shock dei rincari, segue a sua volta il grande shock della pandemia. Rispetto a tutti questi shock, il paese, l'economia italiana, si è dimostrata nel complesso resiliente. Nel 2021, dopo un grosso calo, quindi certamente c'è una parte legata a un rimbalzo, abbiamo comunque avuto una crescita importante di oltre 6,5%. Ora, anche nel primo trimestre di quest'anno il prodotto è cresciuto, anche se poco, e contro diffuse aspettative di calo. Ci aspettavamo un calo, invece c'è stata una piccola crescita. I consumi delle famiglie sono tornati a diminuire, anche per il fatto che il Covid è ancora lì, quindi ne parliamo come uno shock passato semplicemente perché è stato superato da altri shock che sono arrivati, quindi ovviamente abbiamo l'attenzione puntata sullo shock più recente, però non è ancora andato via. Gli investimenti hanno accelerato, soprattutto in costruzioni, grazie anche ai, diciamo, alle politiche di incentivo. Anche la produzione, anche se venendo proprio sul dato a frequenza più alta, quindi quelli più recenti, la produzione industriale in aprile è cresciuta ed è cresciuta anche più delle attese, e anche gli indicatori che derivano dalle indagini presso le imprese e le famiglie danno dei segni positivi. Ci potrebbe essere, aspettiamo un rafforzamento dell'attività anche per il trimestre in corso, quindi sarebbe il secondo trimestre in cui abbiamo comunque un rafforzamento nonostante gli shock. Quindi c'è questa resilienza del paese. Al tempo stesso c'è un'eccezionale incertezza connessa con l'evoluzione del conflitto. Non sappiamo quando questo conflitto terminerà, le conseguenze del conflitto sull'economia sono conseguenze importanti. Ovviamente man mano che dovessero perdurare, che lo shock dovesse prolungarsi, ovviamente ci aspettiamo delle conseguenze importanti per la crescita del paese. Già c'è stato un dimensionamento notevole del tasso di crescita atteso per tutte le maggiori economie dell'Ocse. Per l'Italia ci aspettiamo che cresca intorno al 3% nel 2022 e poco più dell'1,5% nel 2023, secondo le nostre previsioni più recenti. L'altra grossa questione di cui si parla, e ve ne ha parlato Giovanni a lungo, è la questione dell'inflazione. Anche a maggio è stata superiore alle aspettative, si è collocata in Italia al 7,3%, è stata più alta nell'Unione Europea, nell'area dell'euro, però una parte importante di questo incremento, oltre 5 punti percentuali su 7, è dovuto a fattori legati ai prezzi energetici, che dovrebbero chiaramente essere dei fattori transitori, quindi nella misura in cui sono transitori ci preoccupano poco. Questi in tempi normali ci preoccuperebbero di meno. Questi non sono tempi normali, per cui ovviamente c'è l'attenzione delle autorità di politica monetaria in questo senso, soprattutto perché incomincia a esserci una graduale diffusione anche in altri settori, quindi ad altri beni e servizi che non sono energetici. Non emergono per il momento, e questo è un dato positivo, dei segnali di trasmissione ai salari. Questo sarebbe, per chi come me ha più di 50 anni in questa sala, gli ricorderà un dibattito, insomma, della fine degli anni 70 sul fatto che ci può
instaurare una spirale prezzi salari, per cui i salari aumentano perché ci sono delle aspettative di in qualche modo contrastare la riduzione dei redditi reali dei lavoratori. Questo induce ovviamente le maggiori costi di produzione per le imprese tirano sui prezzi, l'indice generale dei prezzi sale. Ci sono nuove aspettative di crescita. Questo potrebbe disancorare le aspettative di inflazione, sarebbe un gravissimo problema, e questa è la ragione per cui diciamo, l'autorità di politica monetaria sta monitorando la situazione con attenzione. Ora, l'inflazione in Italia dovrebbe superare il 6% di quest'anno e poi calare nel biennio, sempre che le ipotesi sottostanti di un rallentamento dei prezzi delle materie prime e di una traslazione graduale dai prezzi ai salari vengano mantenute. Ovviamente, qualora il conflitto dovesse continuare a lungo, queste ipotesi andranno riviste e quindi di conseguenza anche le previsioni ottimistiche di inflazione lo sarebbero. Come ha detto il governatore, l'aumento dei prezzi delle materie prime è una tassa ineludibile per il Paese, quindi la politica monetaria non può farci molto, la politica fiscale può redistribuirne gli effetti negli strati della popolazione, proteggendo diciamo, le parti della distribuzione più esposti più esposti a questo shock, ma non può annullare l'impatto nell'insieme. Ora, questi sono, vi ho detto che c'è un grosso shock, l'economia è resiliente, c'è un problema di inflazione. Ci sono dei problemi forse di più lungo periodo che potrebbero permanere. Uno di questi problemi importanti sono che la guerra, ma soprattutto le tensioni geopolitiche che l'hanno preceduta, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'aumento dei costi di trasporto che ha preceduto tutti questi shock, potrebbero causare un cambiamento strutturale nel modo in cui l'economia moderna funziona. L'economia moderna funziona con le catene globali del valore, quindi la maggior parte, un bene che tutti avete in tasca in questo momento, cioè il vostro telefonino, è costruito con una catena globale del valore molto grande, per cui i vari componenti del vostro telefono sono prodotti normalmente nel sud-est asiatico, poi vengono trasferiti a dei produttori intermedi, a un certo punto il bene viene assemblato per chi ha un iPhone in California, per tutti gli altri probabilmente in Giappone, in Corea, e questo è il modo di funzionamento dell'economia, non solo per quel bene ma per moltissimi beni. Ora, perché l'economia funziona così? Perché questa che viene chiamata segmentazione internazionale del processo di produzione ha dei vantaggi che sono vantaggi chiari, sono vantaggi antichissimi legati a quest'idea dei vantaggi comparati, quindi ogni paese produce un bene che sa fare molto bene, i costi si riducono, tutti ne traggono dei vantaggi, è per questo che la maggior parte dei telefoni di nuovo che abbiamo in tasca, salvo se avete un iPhone, è molto economico rispetto ai prezzi che c'erano 20 anni fa per lo stesso bene. Ora, questo modo di funzionamento di fronte ai grandi shock viene continuamente messo in discussione. Ora, possiamo essere ottimisti, o dobbiamo essere pessimisti su questo modo di funzionamento? Cioè c'è un unwinding, significa una regressione di questo processo di globalizzazione che, come vi dicevo, ha avuto sicuramente un vantaggio, quello di ridurre i prezzi dei beni. Diciamo, nelle occasioni dei grandi shock del passato, del recente passato, quindi la crisi finanziaria del 2008, lo tsunami del 2011, la pandemia del 2020, tutti i shock che sono andati a colpire un po' il modo in cui i beni vengono trasferiti tra le varie economie che partecipano a questo processo di produzione dislocato in vari paesi, in tutte quelle occasioni ci sono state delle previsioni drammatiche per le catene globali del valore. Si è sempre detto è la fine della globalizzazione, saremo di fronte a un processo di deglobalizzazione. Ora, in occasione degli shock passati, che non sono stati shock non significativi, erano shock importanti quelli lì, questo non è mai avvenuto. Se una ragione di preoccupazione in questo caso specifico è che stiamo mettendo in discussione un altro
diciamo, dei pilastri del commercio internazionale, cioè il fatto che per la prima volta ci sono delle tensioni geopolitiche importanti che minacciano la tenuta di questo modello. Cioè c'è un rischio non banale che il commercio internazionale non sia più un commercio internazionale tra paesi che fondamentalmente sono tutti partecipano tutti allo stesso consesso, ma che ci sia quello che si chiama il friendshoring, cioè praticamente paesi che incominciano a commerciare soltanto all'interno di blocchi di paesi fra virgolette amici. Quindi questa è una tensione sullo sfondo, non sappiamo cosa succederà, però per la prima volta abbiamo una ragione per credere che questo modello potrebbe avere qualche problema. Ora, in Banca d'Italia siamo abituati a pensare però con i numeri, cioè a verificare quello che pensiamo nei numeri, quindi vi dico cosa ci dicono per il momento i numeri. Quindi vi ho parlato di friendshoring, quindi commercio solo all'interno di blocchi di paesi amici, questa cosa ancora non si vede per nulla. Però le cose che potrebbero vedersi sono il nearshoring, cioè ognuno incomincia a commerciare con qualcuno che è più vicino a sé, oppure il reshoring, diciamo la maggior parte delle produzioni che prima si facevano altrove vengono fatte in loco, più o meno come l'azienda della dottoressa, in cui viene fatto tutto a chilometro zero, quindi quello sarebbe un reshoring completo. Ora, i nostri dati, e sono i dati, abbiamo nella indagine di quest'anno abbiamo fatto delle domande specifiche, ci dicono che non c'è alcuna evidenza di riorganizzazione delle global value chain, delle filiere internazionali del valore, almeno per quello che riguarda le imprese italiane intervistate, nel senso di riavvicinare i fornitori o addirittura portarli all'interno del paese. Quindi solo il 2% delle imprese del campione che abbiamo intervistato indicano che sostituiranno fornitori esteri con fornitori esteri più vicini, questo sarebbe il nearshoring, oppure fornitori esteri con fornitori italiani, questo sarebbe un reshoring, quindi è una quota molto bassa. E soltanto l'1% delle imprese che hanno impianti all'estero, questa è un'altra forma di internazionalizzazione, uno può comprare da un fornitore estero che non è nelle mura, diciamo all'interno del perimetro aziendale, oppure può avere una succursale all'estero che produce per lui. Quindi solo l'1% delle imprese che ha impianti all'estero prevede di chiuderne uno. Però quello che invece le imprese segnalano è di voler diversificare i fornitori, quindi di aumentare il numero di fornitori. Il 12% asserisce di volerlo fare certamente, il 45% lo farà probabilmente. Quindi quello che possiamo osservare per chiudere questo capitolo sulla sfida internazionale della deglobalizzazione, e quindi questo, se volete, è il punto di vista di chi in Banca d'Italia si occupa di commercio internazionale, tra cui mi iscrivo, tra questi economisti ci sono anche io, è che noi pensiamo che i driver della globalizzazione non siano cambiati in modo significativo. Però il Covid e i problemi di approvvigionamento hanno spinto le imprese un po' a porsi il problema del rischio della segmentazione internazionale del processo produttivo, rischi geopolitici, rischi di aumenti dei costi di trasporto, che in questo momento sono aumentati fra il 700 e il 1000%, quindi fra 7 e 10 volte, e quindi a sperimentare nuove strategie di fornitura. Tenete presente che molto spesso queste catene globali del valore si sono dimostrati resilienti, quindi di fronte a uno shock c'è stato un po' una paralisi della catena, e poi quando i tempi sono tornati buoni tutte quelle relazioni che c'erano tra le imprese sono tornate vive come e più di prima. Ora veniamo dalle sfide, quindi dagli shock alla resilienza, alle sfide per l'economia globale, alle sfide per l'economia italiana. Allora, negli ultimi 10 anni, fra la crisi del debito sovrano e la pandemia, il Paese ha fatto piuttosto bene, ha incominciato a ristrutturarsi in modo significativo, e soprattutto questo ci fa sperare per 3 sfide fondamentali per diciamo quello che viene chiamato il sistema Paese. Allora, la prima sfida è quella di interrompere la stagnazione della produttività. Vi mostrerò tra poco un grafico in cui la produttività è stagnante sostanzialmente dagli anni 90.
E questo a differenza dei paesi concorrenti, perché fosse un problema comune anche ai paesi concorrenti potremmo preoccuparcene un più o di meno, è un problema specifico dell'Italia e vedremo quali sono un po' anche un po' le determinanti di questo problema. La seconda questione altrettanto importante è il contrasto dell'effetto delle tendenze demografiche sull'offerta di lavoro. Quindi sostanzialmente quando il paese produce usando fattori produttivi, quindi capitale, lavoro, e il lavoro dipende dalle tendenze demografiche. Se avete poche persone nella fascia di età in cui si può lavorare, diciamo fra 15 e 64, fra 15 e 70 più probabilmente, ovviamente se quell'input cresce poco, il paese cresce poco. L'altra cosa che deve crescere è la produttività. Voi potete avere meno persone che lavorano, tutte che lavorano molto di più, quindi producono molto di più per unità di lavoro e ovviamente saremo salvi. Noi abbiamo due problemi, abbiamo la produttività stagnante, il fattore lavoro che per via delle tendenze demografiche diminuirà. Quindi insomma c'è da fare qualcosa. Abbiamo dei segnali forse positivi che adesso andremo a vedere. E infine il terzo grosso problema, la terza grossa sfida per il Paese è il peso del debito pubblico. Era già enorme prima in termini di PIL, della pandemia. Con la pandemia ovviamente si è dovuto far fronte allo shock e quindi si è accumulato del debito. Adesso la via per uscirne è far crescere il denominatore del rapporto debito-PIL e quindi ridurlo in quel senso là, crescendo abbastanza. Abbiamo uno strumento che non avevamo in passato, che è il PNRR, cercherò di dire questa parola il meno possibile perché mi ci incastro continuamente. Perché è uno strumento importante? Beh, perché innanzitutto offre risorse ingenti, l'Italia è uno dei paesi destinatari, uno fra i paesi a cui sono destinate più risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Next Generation EU. La seconda ragione è una ragione che ci obbliga a fare delle riforme strutturali, alle quali ci siamo dimostrati abbastanza allergici in passato, e ci obbliga ad investimenti pubblici e ci obbliga a incentivare gli investimenti privati. E poi soprattutto introduce delle modalità innovative di attuazione. Dobbiamo avere degli obiettivi, dobbiamo seguire delle scadenze, dobbiamo mettere in piedi un sistema di monitoraggio. E quindi per esempio quando facciamo una policy dobbiamo prima domandarci se la policy funzionerà oppure no, cosa che non abbiamo sempre fatto in passato. Ora veniamo alle sfide. Vi dicevo la produttività, vedete la linea in blu, quindi quella più bassa, è la produttività italiana. Quindi dal 95 al 2020 sostanzialmente stagnante. Sì, è un po' cresciuta nell'ultimo periodo, però sostanzialmente stagnante almeno sino alla crisi dei debiti sovrani. I paesi concorrenti, vedete che cosa succede, cioè è una produttività che cresce, quindi questo è un problema importante. Ora, perché abbiamo questo problema di produttività? Allora, una delle ragioni è che abbiamo imprese piccole o piccolissime. Le imprese grandi sono meglio in grado, no, perché la produttività sia alta non si sfugge, bisogna vendere all'estero, bisogna fare investimenti in ricerca e sviluppo. Queste due attività sono attività che hanno dei costi fissi elevatissimi. Imprese piccole hanno più difficoltà delle imprese grandi a fronteggiare questi costi. Per cui il fatto che in Italia ci siano molte più imprese, nel grafico di sinistra è l'Italia e la fascia rossa, fra 0 e 9 dipendenti di quante ce ne siano nei paesi concorrenti e ci siano molte meno imprese grandi, quindi oltre 250 dipendenti, chiaramente un problema. Se vedete, la produttività delle imprese tra 0 e 9 dipendenti in Italia è più bassa rispetto a quelle dei paesi concorrenti, non solo, ma è più bassa rispetto a tutte le altre fasce. Quindi, se voi guardate, le nostre imprese più grandi sono competitive rispetto ai concorrenti dei paesi di Germania e Francia, sono le imprese piccole che sono meno competitive e noi ne abbiamo molte di più. Per cui questo è il problema della segmentazione del sistema produttivo italiano. Abbiamo tante imprese molto piccole.
Ora, i problemi, siamo in Sardegna, un paese del mezzogiorno, per quanto abbiamo visto un problema è un paese del mezzogiorno che per alcune cose assomiglia più a un paese, a una regione del centro-nord. Però tutti questi problemi che vi dicevo sono problemi generali dell'Italia, ma sono ancora più forti nel mezzogiorno. Quindi le debolezze strutturali del paese sono più forti nel mezzogiorno. Io qui parlerò di mezzogiorno ma anche di Sardegna. Quindi il sistema produttivo nel mezzogiorno è caratterizzato da una frammentazione superiore. E se voi vedete la Sardegna, che è la fascia gialla, la Sardegna non si distingue dal mezzogiorno. E qui c'è anche la Sicilia, perché parlerò anche in Sicilia a breve, quindi ho economizzato sulla mia presentazione. E vedete che anche la quota di occupati, quindi c'è una quota di occupati maggiore nel mezzogiorno, in Sicilia e in Sardegna, nelle imprese più piccole. Quindi ci sono, la dimensione è più bassa e occupa molte più persone. L'altra questione è che l'apertura ai mercati internazionali è limitata. Soltanto il 25% del commercio estero italiano proviene da imprese del mezzogiorno. E poi l'altro problema è che la specializzazione produttiva è orientata verso servizi a basso contenuto di conoscenza. Quindi la quota di occupazione, allora, se volete, i settori che tirano dal punto di vista della tecnologia sono la manifattura high-tech e i KIS, cioè i Knowledge Intensive Services, i settori alta intensità di conoscenza. Questi in Italia sono più o meno il 20%, nel centro-nord sono più o meno il 20%. La quota nel mezzogiorno è circa la metà e, come vedete, in Sardegna è addirittura più bassa che nel mezzogiorno. Quindi questo è un problema importante, cioè la specializzazione è una specializzazione poco orientata verso l'high tech. E poi c'è un ritardo nell'adozione delle tecnologie digitali, quindi il rapporto reddito-PIL del mezzogiorno è circa l'1%, nel centro-nord è 1,5%, che è comunque un rapporto R&D su PIL bassissimo, cioè in altri paesi, diciamo nei paesi concorrenti, Germania, Francia, è fra 2-3%. E questi investimenti sono poco concentrati nel settore privato, quindi c'è dell'investimento pubblico, abbiamo un debito pubblico enorme, l'investimento pubblico non può superare l'investimento privato, questa è la situazione di ritardo che abbiamo. Però nell'ultimo decennio, vi dicevo, ci sono dei segnali importanti di ristrutturazione del sistema produttivo. Uno fra questi è che la dimensione media di impresa è molto cresciuta. Ora, cosa può fare il PNRR per la nostra produttività? Beh, questi sono, quando vedete un virgolettato, sono le parole del governatore nell'ECF, quindi potete probabilmente credere più a quelle più di quanto possiate credere alle mie, ma diciamo, quello che fa il PNRR è che innanzitutto ha dato un indirizzo. Dobbiamo andare verso digitalizzazione, transizione verde, e quindi da un indirizzo verso produzioni che sono ad alta tecnologia, che è uno dei talloni di Achille del nostro sistema paese. La seconda questione è che il PNRR, diciamo, per ottenere quelle risorse dobbiamo migliorare in modo drastico la qualità dell'azione pubblica. Quindi l'azione pubblica è importantissima, ci sono degli studi, ma vari studi, oramai, diciamo, per chi si occupa di queste materie è un concetto assodato. L'incentivo pubblico sul territorio serve soltanto in quei territori in cui la qualità della pubblica amministrazione è alta. Fate finta che è come un campo che, siccome non viene mai bagnato, è diventato duro, non è ricettivo, quindi ci date l'incentivo, date l'acqua e l'acqua scivola via. Perché? Perché senza un operatore pubblico efficiente i progetti non vengono messi a terra. Quindi è un dato di fatto, lo sapete benissimo, che molti dei fondi strutturali europei non vengono spesi. Perché? Perché l'amministrazione pubblica non è alle volte in grado di far fronte a questi investimenti. Quindi il PNRR obbliga il Paese a dotarsi di un'amministrazione pubblica più efficiente. Ora, nella relazione si parla di PNRR, nella relazione della Sardegna,
a che cosa, per che cosa viene utilizzata. Verrà utilizzata in particolare per incrementare il livello di digitalizzazione dell'economia, per migliorare le reti, i servizi energetici, per l'edilizia scolastica. Quindi, diciamo, ovviamente una parte di questi fondi verranno in Sardegna, potranno essere messi in uso in modo proficuo, aiuteranno la regione. Ora, l'altro grosso problema, a parte la produttività, vi dicevo, è la demografia e l'offerta di lavoro. Allora, noi abbiamo delle proiezioni dell'Istat che sono drammatiche. Nei prossimi 15 anni ci sarà una diminuzione della popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni, pari al 13%. Adesso se ci mettiamo dentro l'ultimo anno, questo era, siccome era un virgolettato del governatore, non l'ho cambiato, sarà il 12% mettendoci dentro l'ultimo anno, però sostanzialmente 5 milioni di lavoratori in meno significa, di cui metà nel mezzogiorno, e il 5% di quei 5 milioni saranno lavoratori sardi che semplicemente spariranno, non saranno più in età da lavoro. Quindi che si può fare? Ovviamente ci può essere una politica mirata di immigrazione, di lavoratori dall'estero. L'altra cosa che si può fare è il punto precedente, aumentiamo la produttività dei lavoratori che sono di meno ma possono essere più produttivi. Però lo shock è davanti a noi, ci sarà questa questione. Una cosa che certamente si può fare al di là della produttività e dell'immigrazione è far lavorare di più la popolazione che c'è. Quindi si parla di partecipazione del mercato del lavoro. Ora, questo è un altro grande problema dell'Italia, la partecipazione dei lavoratori italiani, diciamo degli italiani, al mercato del lavoro è basso. Ancora più bassa è quella delle italiane. Quindi il tasso di attività delle donne è pari al 55% in Italia, a fronte di una media europea del 68%. In Sardegna abbiamo un 53%, quindi più bassa rispetto alla media nazionale, contro il 70% degli uomini. Una cosa buona è che in Sardegna il gap fra uomini e donne è diverso, quindi se volete, è minore, quindi se volete il divario è più basso. E come vedete nel grafico di destra che ho rubato dalla relazione della Sardegna, per cui lo potete ritrovare là spiegato molto meglio di come lo stia facendo io, è anche in calo questo divario, ok? Per cui questo, se volete, è un buon segno. Ora, ovviamente, per far partecipare le lavoratrici al mercato del lavoro, c'è una letteratura su tutto questo, in particolare migliori servizi scolastici per l'infanzia sono fondamentali. Dovete pensare che in una famiglia ovviamente c'è l'alternativa tra pagare i servizi per l'infanzia a casa o lavorare uno dei due lavoratori, spesso sono le donne che si occupano della prole. Ovviamente c'è un trade-off tra queste due cose. Se noi rendiamo il trade-off più facile con servizi dell'infanzia migliori, più disponibili a tutti quanti, probabilmente la partecipazione delle donne aumenterà e quindi risolveremo in qualche modo questo problema. Il PNRR ha fondi in quel senso lì. Ora, quindi ovviamente anche le possibilità di, cioè la voglia, il desiderio di partecipare al mercato del lavoro dipende anche dalle prospettive che il mercato del lavoro dà. Parte di queste prospettive dipendono dalla qualità dell'istruzione che uno riceve, e quindi anche per quella ragione tutti quei discorsi che si fanno in relazione sulla qualità dell'istruzione, sul fatto che lo shock della pandemia abbia un po' ridotto la qualità degli insegnamenti, sono tutte cose molto importanti che fanno parte di questo discorso. Il PNRR viene in soccorso anche della scuola e dei servizi alla famiglia. Ora, ultima questione, ve l'ho già anticipato, sono i conti pubblici. I conti pubblici, abbiamo un elevato debito pubblico che in questo momento riusciamo a fronteggiare grazie al fatto che i tassi sono bassi, che c'è l'aiuto, ci sono fondi europei che mettono il paese in una prospettiva di sviluppo credibile.
dobbiamo andare con decisione in quella prospettiva, dobbiamo far aumentare il denominatore del rapporto debito-PIL e dobbiamo anche avere una politica di avanzi primari accorta che riduca gli oneri del debito esistente. Esistono due fattori di rischio e dei punti deboli. I fattori di rischio sono: il primo fattore di rischio è quello di riscrivere continuamente il PNRR. Quindi il PNRR sono dei fondi che ci vengono prestati e che servono per crescere. Se noi dovessimo usarli a fronte di ogni nuovo shock, l'aumento dei beni energetici, il rincaro dei beni energetici, distogliendo quei fondi dagli usi, dagli investimenti produttivi che intendiamo farne per sopperire a delle esigenze di spesa corrente, ovviamente faremmo il male del paese. E anzi, dobbiamo la transizione, la crisi energetica attuale deve spingere ad attuare il PNRR con ancora più lena, proprio per riuscire a, vincere la sfida della crisi energetica, rendendoci meno dipendenti dai beni energetici importati. Ugualmente l'altra sfida è che, ovviamente una sfida grande per l'amministrazione, è che esistono dei processi legislativi e regolamentari che devono essere rivisti, e questa cosa deve essere fatta nei prossimi mesi. Sentite continuamente che ci sono delle scadenze, quindi i fondi arrivano se il paese tiene fede a queste scadenze. Molte di queste scadenze sono scadenze sul funzionamento di riforma del funzionamento dell'amministrazione. Ora, ovviamente ci sono anche dei punti, questi sono i fattori di rischio. I punti deboli sono fondamentalmente un sistema che è spesso burocratico, che è spesso complicato, quindi bisogna semplificare alcune procedure anche per attirare investimenti dall'estero. E poi ci sono tutti i problemi legati all'accumulo d'energia, alle reti di trasmissione. Sapete, le fonti rinnovabili sono fonti che non hanno una produzione nel continuo. Per cui, e soprattutto alle volte sono dislocate in posti diversi da dove c'è la produzione. Quindi, per dirvi, faccio un esempio locale, nel senso locale, da dove vengo io sono di Taranto, noi abbiamo il siderurgico, accanto abbiamo la produzione, abbiamo una centrale termoelettrica che produce per il siderurgico. Quando si produce energia attraverso le rinnovabili sono dislocate dove c'è il sole, dove c'è il vento, per cui c'è bisogno di reti che portino quell'energia, possibilmente ad alta tensione, perché alcune produzioni si fanno con l'energia elettrica ad alta tensione, lì dove c'è la produzione. E infine abbiamo un problema ovviamente di radicamento sul territorio di organizzazioni criminali, è un problema annoso che conosciamo e che va affrontato. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Andrea per questa panoramica molto veloce ma anche molto incisiva su quelle che sono le situazioni del nostro Paese. E, vista l'ora, se ci sono domande sono le benvenute, altrimenti l'invito è già stato fatto dal dottor Soggia, veniteci a porre domande, siamo aperti a fornire le risposte nel limite in cui possiamo farlo. E io vi ringrazio infinitamente per la vostra presenza e vi invito a un rinfresco che dovrebbe essere allestito sopra. Grazie ancora.